It's got an almost improvisational tone. Guarda che si vede quando parti a fare il coglione. Però si vede sempre qualche secondo dopo. No, ma ho sentito il click. Che c'entra, click un sacco di cose. Ormai Maggi c'ha tremors, sente i clicchini. Buonasera, buonasera ragazzi. Ciao, bella, sì, ciao Ale. Grande ciao, grid, ciao Alex, ciao Diele. Ciao belle. Alex. Tu che sei proprio, ciao, sei proprio lento a salutare per... Ciao belle, ciao donno. Ciao donno. Ciao, beh, ma perché a me arrivano più tardi rispetto ciao, a te. Ma non è vero, ciao, arrivano allo stesso momento i messaggi. Hai un'uccettina. Ricettina, ricettina. Ciao Ari. Ciao delle. Bravo, ciao delle. Ciao Air Chris. Ma senza solo Chris. Ciao Memory. Sì, ah, ciao Emma. Ciao Shadow. Ciao Jets. Ciao Bar. Porco ospite. Ciao Alex. Ciao Cassa. Ciao Cassa, bravo. Ciao Migi. Cassa, sto a cercare i nemici. Non è Migi. Non è Migi. Sto a cercare i nemici. Migi, c'è scritto.
il focus della cam. Ah, quello sta a vedere, io vedo quello sotto. Ciao Mick. Tu pure ciao Jace. Ciao, ciao Vale. Ciao Kirua. Non è pazzo in culo mortacci sua? Ma uno sta lì ciao per Dark. Caso. Chi sono i due ospiti ciao di oggi Ale. Oltre a Max? Gente a casa da casa. Ciao Bugo. Chi è? Ah, Bugo. Bugo per quello che Bugo. Ciao Ale, ciao Pigna. Ciao Paolo. Madonna, Super Pigna. Quanto tempo che non leggevo il suo nome? Ciao Super. Pure Fede Pala. Quanto Pigna, tempo? Pigna. Ciao Fede. Non vedo più. E Pigna adesso. Ciao Claudio. Ciao, ciao Gas. Ciao Manu. Ciao Manu. Poi salutai tutti. Hai visto? Abbiamo meno, fatto, sì, abbiamo sì, fatto il compitino, perfetto. Ciao Paolo. Ma no, pure Paolo lo saluto perché ha scritto ciao Livio, quindi non si saluta. Non no, si saluta. Neanche Zaz si saluta. Skip. Perché ha esordito no. Con un team meglio, ho detto guarda ti levo il VIP. No, lui è bravo, bravo. Non ciao Zaz. Non ti piegare non a ciao queste... Non ciao Zaz. Max, ci parli dei complessi di inferiorità di Sakuragi. Ciao Melton. Di Sakuragi. Ciao Risp. Va bene, allora... Maggio ha preparato due linkini. Linkino numero uno. Ah, uno dei linkini in realtà viene dal gruppo Telegram. Sì, l'altro. Aieie. Allora, Maggi. Linkino numero uno. È uscito il secondo trailer del nuovo film di Jurassic Park che Livio non vede l'ora di andare a vedere al cinema. Per chi non lo sapesse, questo oltre ad essere l'ultimo film, ok, è il terzo della trilogia, ma è l'atto conclusivo che parte dal primo film. E chi se ne frega! Ma è importante perché ritornano, come abbiamo visto nel primo trailer, ritornano i personaggi originali del primo film. Tra schifo l'altro, Jurassic Park. Cioè che c'hanno tipo 80 anni. Il primo anni. Che ha fatto schifo. A me non mi piace nessun Jurassic Park, mi fanno cagare da quando sono piccolo. Da quando sono piccolo. È inevitabile. Ragazzi, da quando sono piccolo. Il primo che è uscito 96. 95, pare. Io il primo che ho visto, mi ricordo solo di un Tyrannosaurus Rex che stacca un cesso e c'è uno che stava cagando dentro. Sì. Una stacca merda. Un cesso. Ma quella è vabbè, la cosa con gli Hardy che c'è in quasi tutti i film, oramai tutti i film della Marvel c'hanno queste scene. Tra l'altro ho visto così. Che il primo Jurassic World ha ingannato parecchia gente perché è uno dei 10 film con più incassi della storia. È poi un inculato di tutti. Sì, sì, ne ha inculati parecchia. E poi ci vuole tanto perché vuol dire che tu alla bravo, data di uscita ne hai inculati tanto o con le prevendite. Vabbè, perché poi la gente parla. No, va bene, nel senso quello è il classico film a Marcord che tu vai a vedere se sei fan della saga. Tipo nemmeno... Matrix 4. Sì, più o meno. Ma nemmeno della saga originale, del 4... film originale. Col cavolo. Perché in teoria la prima saga... di ciao Robly ciao Rock troppo lungo quindi Super Pigna facciamo un judgment day contro Max Proietti non ti preoccupare ma perché? Ma a parte cioè quindi ma chi quindi è che mi devo pure riguardare ma chi cazzo c'ha bene adesso sì, infatti sì quella scureggia dei film poi se dici la scureggia dei film è arrivato il momento allora se tu lascia mi dici lascia perdere mi stanno a far rivedere gli Star Wars lasciamo perdere stanno a far no non l'hai mai ma visto ma senti una cosa scusate io mi sono messo sto colore così chiaro solo per ma vi giuro c'avevo la felpetta scura ma c'avevo nera mi sono vestito così che ne pensi Macci no comment vabbè dai vediamo sto trailer su solo al cinema perché di solito c'è sempre la battutina solo finale tipo. Se te lo guardi in altri modi sei una brutta persona no solo al cinema esatto. Che poi una cosa solo che volevo dire che il film in realtà è bello il primo. Poi hanno fatto il secondo, Spielberg ha detto vabbè famo il secondo, e già il secondo, mi ha detto facciamo pure il terzo, Spielberg gli ha fatto, chi ve se incula, hanno fatto il terzo, lo potevi fare te, l'avresti fatto sicuramente meglio, sicuramente avresti fatto meglio quello Massimo correction. Esperto, massimo sì. Esperto di costruzione di film. Esattamente, però nel senso il primo film non si può toccare anche perché è un film rivoluzionario, perché hanno smesso di utilizzare gli animatronics in favore... della prima antesignana CGI, quindi è stato un film rivoluzionario. Io voglio vedere un attimo perché non sono sicuro di questa cosa. Il primo che ha usato la CGI, vabbè, non so se è proprio la CGI come la intendi te, ma la prima grafica fatta la grafica fatta al computer. Non so se si chiamava addirittura CGI perché, soprattutto, la scena non mi ricordo come si chiamano i dinosauri. Godzilla è stato il primo. Dico Godzilla, non è possibile. Godzilla è postumo.
No, allora dipende. Hanno fatto tipo 20 Godzilla. Godzilla è postumo rispetto alla morte di Godzilla. Cioè, se è il Godzilla con Jean Reno, è per forza postumo. Perché... vabbè, non lo so. Io so una cosa che tu non sai, che dovresti sapere. Jean Reno. Jean Reno, sai che film doveva fare? Questo Che succede. Film doveva fare? Film doveva fare Jean Reno? Che film doveva fare? Il tuo film preferito? Matrix. Era il era... Ma non era Will Smith. No. Era Will Smith. No. Era Will Smith. Era Will Smith per il protagonista. Jean Reno doveva interpretare l'agente Smith. Soltanto che Will Smith. Non doveva fare l'agente Smith. No, Will Smith doveva fare io. Io ti ho detto che l'agente Smith. Will Smith. Sì. Comunque, Jean Reno era stato scritturato dalle sorelle Wachowski per fare l'agente Smith. Soltanto che in quel momento ha dovuto rifiutare perché era impegnato con le riprese di Godzilla. Shadow era Will Smith. Allora, comunque, va bene. Vai, secondo linchino. questo è un linchino Imbrachio di merda. No, ragazzi, preparate che questo link non ha senso. Ah, viene dal gruppo Telegram, ci hanno chiesto 3, 2, 1, boh, allora... Costruisci il tuo team. Build your team. Ma tipo i boss, cara, tipo hai 15 dollari. Sì, erano i brachiodonti, bravo. Vabbè, ma questo qua non ha senso esistere. Allora, in una battaglia campale, tutti gli altri poi cercano di ammazzare quelli che hai preso. Vabbè, io mi prendo Saitama e finisce lì. No, allora sei sicuro? No. Sì. Allora, guarda che io ho la risposta giusta per te. Facciamo qual è? Come qual che è? Gogo è quadrimensionale. No, è Boundless. Dove vai? Sei rimasto indietro. Allora, no, due cose. La prima di tutto, se volete, poi una volta ve la faccio io una cosa fatta bene, perché questa è una pecionata. Cioè, ci sono personaggi allo stesso costo che proprio non hanno senso di esistere. No, veramente è una follia. Tipo Naruto. E va bene. Detto questo, io direi che facciamo la nostra squadra, ma non si può piccare Saitama. Dai, Saitama è barato. Vabbè, ok. Va bene. No, chi prende Saitama... Dai, no, Bari se prendi Saitama. Cioè, vabbè, scusa, se no fai... Sai che potrei... No, però sai che non prendi in considerazione Saitama. La facciamo più interessante. No. Facciamo noi tre più interessanti da salire. Ok. Facciamo che si picca a rotazione, non si possono prendere due volte. No, non vale. Perché no? Perché chi inizia è avvantaggiato. No, perché se fai 1, 2, 3, 4, 5. Il primo 6, che 7. Prendi è troppo più forte. No, il primo? I primi due. Ma no, li metti in modo che. No, perché il secondo, se tu lo prendi per primo, il secondo lo prendi per ottavo poi. Sì, però il primo vale troppo di più degli altri. Cioè, i primi due valgono troppo più degli altri. E lui immagino tu stia parlando di Saitama e Goku. No, Saitama non si può prendere. Io intendo Goku e Beerus. Sono troppo. Cioè, nel senso, Beerus da solo senza Goku li ammazza tutti. Vabbè, ma quello devi vedere, non è detto in realtà. Vabbè, cazzo, Beerus lui ha detto. Ma poi, la facciamo Vegeta, bene che vuole cambiare personaggio. Vegeta blu con Kilo e Gon. Cioè, ok, con tutto il bene che gli voglio. Sto dicendo, facciamo la cosa a pick alternati. Vediamo come vengono i quattro. Dai, facciamo questa cosa. Dai, inizio io. Va bene, iniziate. Dai. Virus. Allora, Livio. Allora. Livio. Virus. Mi sai Saitama non si può prendere. Poi tocca a Max. Vabbè. Goku. Ok. Poi c'è Max e prende Goku. Vai. Ok. Tocca a me. Io mi prendo la merda. No. Io mi prendo. Sono indeciso. Sasuke. Sono indeciso. Mi prendo Sasuke. Sì. C'ho in dubbio un altro. Vai, Maggi. Buona fortuna. Chi ti prendi? Zoro. Ah, quindi abbiamo detto Saitama non si può prendere? Saitama no, dai, Saitama. Vegeta blu, ok. Maggi. Giusto. Vai, un altro di Maggi adesso. Adesso andiamo Maggi. Vai, Maggi. Ma quello che Rufy è. Vai, l'ultimo. Quello che ha sbloccato. Sì. Allora Rufy. Vai, va bene. Ok, quindi Madonna, io te qua è macello. Maggi prende Rufy. No, io c'ho un'idea. Tocca a me. C'ho un'idea. Tocca a me. Io mi prendo Meliodas. Vedi, quello prendo io. Ma scusa, chi ci possiamo prendere noi mo? Tutti quelli che non si sono presi loro, tutti quelli che non sono ancora stati presi. Vai giù, fammi vedere. No, sono questi. È che quello là sotto è cosa Inosuke di Demon Slayer. No, ma credo che lo stiamo facendo senza dollari. No, con i dollari, certo. Con i dollari. E non è che poi sforà.
Cioè, tu hai speso 10 per ora. Io ho speso 8, loro due hanno speso 10. Io prendo Dio. Cazzo, ok. Bro. Dio Brando. Quindi stai a 13, eh? Ti mancano 2 dollari. A 2 dollari lo so. Io mi prendo... Mamma mia, che merda. Mi è rimasto un cazzo. Dio è immortale, Dio Brando è immortale, sì. E vabbè, io prendo Jotaro. Jotaro. Yes, yes. Mo tocca di nuovo a me. Sì. Quanto sta Livio? Ne posso prendere uno da uno. Esatto. E mi prendo... Uno utile, sono tutti spadaccini del cazzo. Vabbè, dai, mi prendo per il meme. No, non Zoro, mi prendo Inuyasha. Inuyasha, bello Inuyasha, mi piace. A me quanti dollari mi rimangono? A te ne rimangono 2, quindi devo prendere solo uno da uno. Mi prendo Zoro. Eh sì, ci sta. Ok. Mi prendo Zoro. Zoro, tocca a me. Tocca a me. Io me prendo Oro Maito. Ci sta, ci sta. Vai Maggi. Dai, grande bimbo a cavacecio, vai. Quanto può spendere Maggi? 5. 5. Quindi o se ne prende uno da 5 o se ne prende uno da 3, uno da 1. Uno da, quello da te e quello che è rimasto soltanto... È rimasto Eren Jaeger. Beh, dai, ci può stare Eren, è forte. Ma che Eren è? Oh, è l'ultimo, tutti sono ultimi. Sì, sì, prevede il futuro? Cazzi se prevede il futuro Eren Jaeger. Se lo porti in un'altra dimensione non vale più un cazzo. Allora mi piace. Ho capito. Dai, fine uno. E la prendi una 5. Pioggano Kilo. No, ci sono più forti. Gonne comunque sia, prendi Gonne con l'adulto. Sì, sì. È bella animale. Sì, vabbè, ma è... Madonna. È inutilizzabile per più di 10 secondi, per più di un vabbè, minuto. Quello che te è one shot, lo spari come... Se no, Killua... Oh, allora, c'hai Gonne, Killua. Sto fare un altro ragionamento. Vai, fai un altro ragionamento. Ma poi combattiamo noi contro di noi? Vabbè, certo, poi le squadre si scontrano. No. Ok. No, e allora 5, 10. Dai, piate sto Kaneki e non rompe il cazzo. Chi è che Zoro l'ha preso qualcuno? Io. Sì. Allora prendo Tanjiro. Ne puoi via 2. No, esatto. Quindi prendi Tanjiro. Tanjiro. E mo ti spiego anche il perché. Ah, cioè c'ha un senso questa scelta. Certo. Va bene, Tanjiro, poi chi e prendi? E poi vero, manca Yassir. Manca Yassir. Vuoi prendere Yassir che ti guarda e fa, ma tu l'hai letto? Minokata. Sai qual è il mio problema? È che quello che è di Tokyo Ghoul, non so che cazzo sia. Vabbè, nel dubbio dici pialo. Pialo, magari un bel se colpo. Se prova. Magari un bel colpo. Allora, 5, 10, 11. Eren. 12, 13, 14. Zoro l'ha preso qualcuno, sì. Oh, l'hai già chiesto! Vabbè, perché sto appuntando... Sì, sto appuntando, sì, l'hanno già perché preso. Voglio giocarmela col numero. E dai, vai, vai, dai. Prendilo una bomba, quello di Tokyo Ghoul. Non so che cazzo sia. Ma quello, dite. C'ho un credito da spendere. O è quello o Inosuke, però non so chi scegliere. Beh, dai, cazzo, dai. Te lo dico io. Kaneki. Dai, per favore. Kaneki? Sì, dai, dai. Sì, dai. Così diversifico. Kaneki. La io prendo, io c'ho... 5, 8, 11, mi pio Eren e vado a 4. Ma come l'ho preso io Eren? Come l'hai preso te Eren? Certo. No, ti ho detto ne puoi prendere più a 2, tu ne hai presi 3. Perché 2? Perché poi tocca a me. Non è che sei rimasto. Vabbè, allora io faccio Tanjiro Eren, quei primi due l'ho detto. Ok, allora tu pii Eren. Non hai detto, sei salito. Ma come no, ti ho detto Tanjiro Eren. 10, 12, 14, 15, 20. Io ti ho detto Tanjiro Eren. Vabbè dai, tanto. E allora ti attacchi al cazzo che mio mi pio sia Kaneki che Tanjiro. Vaffanculo Maggi. Ok? Tanjiro ho preso io. Che non sai con te. No, è Inosuke, scusa. Ma più di Inosuke. Va bene, Inosuke. Porti Inosuke. Ok, sposta i cuori. Vabbè,
Dai, oh. E vinciamo io, Max. Andiamo avanti. No, 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 no. Adesso la chat deciderà chi vince. Allora. Ma dai. No, no, no. Pull in chat tra i quattro team. Ma dai, c'ha ragione. No? Ripetili, no, ripetili. Allora, bene, allora, Livio ha preso Beerus, Jotaro e Inuyasha. Calcolate che blocca il tempo. No, 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 non devi dare. Cioè, c'è una strategia. Non devi rompere il cazzo. Bellissimo. Tu non hai strategie. Max c'ha Goku, Diobrando e Zoro. Melia c'ha Sasuke, Meliodas, All Might, Kanagi e Inosuke. Scusa, io posso prenderne un altro. No, vabbè, dai, dai, metti, metti i team, dai, metti team. Scusa, io ne posso prendere un altro. Eh sì, ma non ce ne sono più, Maggi. Come no? Dai, dimmi chi puoi prendere. Scusa, tu hai preso lui, hai preso. E ho preso pure Kanagi. Ah, Kanagi sei, cosa c'è? Ah, ok. E quindi io ho Sasuke, Meliodas, All Might, Kanagi e Inosuke. Io voto. Maggi c'ha Vegeta, Rufy, Tanjiro e Eren. Dai, ma Virus vi secca tutti, okay. Cioè fa così e esplodono tutti. Ma non è vero, Goku. Cioè non è detto. Sì, infatti l'unico che potrebbe fare qualcosa è Goku, però. C'è Goku, ragazzi. Non è vero, ma cioè dipende come la vedi. Chi c'hai te che può Sasuke? Sasuke. Beh, cioè il coso, il, lo Sasuke. Sharingan, lo Sharingan è buggato. Oh, io c'ho Dio Brando pure. Sì, ma tempo che si dice starto e già sono tutti morti. Allora, il tuo virus mi fa scoppiare, ma il mio Dio Brando riappare continuamente. Ma no, bestia, guarda, può morire Dio Brando. Meliodas no. Meliodas, Meliodas sì, no. Ma se conta come sconfitta. Oh, Meliodas è, cioè, se prendi alla fine, Meliodas è il dio degli inferi. Guarda, forte, minchia. Forte. Dai, però non è proprio vero che non può morire. Non può no, punire, infatti no. Muore e poi rinasce. Ma guarda che comunque posso dire tu hai tanto preso per culo Sasuke. Ma Sasuke, porca puttana, usa lo Sharingan, mette Beerus dentro un'illusione e gli fanno un bucio di culo così. Eh no, esatto. Guarda che Sasuke, secondo me Sasuke è forte, Sasuke, però non Sasuke è l'unico di quelli bassi che può battere quelli più alti. Oh, guarda che Sasuke è una bestia. Chi è che ha preso Vegeta? In realtà anche qualcun altro, se c'ha Dio Brando Jotaro, può fare una tecnica per cui si ferma il tempo e si inventa qualcosina. No, io c'ho Jotaro. No, cioè, dico, io però, c'ho Beerus Jotaro OP. Per battere quelli più su di loro, funziona o lo Sharingan o chi blocca il tempo. Sì, sì, il problema è che noi anche sappiamo sia quello che blocca il tempo e quello anche forte. Se secondo me Meliodas è più forte di tutti quelli da 3 e tutti quelli da 5 tranne Vegeta. Però dicono che l'ultimo Meliodas non ha più la maledizione. Esatto, non c'ho la maledizione. Quindi però se prendi quello senza maledizione è Dio. Okay. Sì, ma una pippa. La pippa al cazzo, ma il che stai a dire la pippa? Il re dei demoni è una merda. Ma come il re dei demoni è una merda? È un pippone. Vabbè, incredibile. Un cazzo. Dai, lo batte Ban perché è Meliodas. Che merda. Babbo, dai. Anche perché se funziona la cosa del reverse... Beerus si prende in faccia al coso come si chiama? La Kai. Se ti prende in faccia la Kai forte. Sì, ma se ti rimbalza addosso la Kai non funziona più. Non funziona. Perché il dio dei demoni a una certa si scorda di avere quel potere. Guarda, cazzi, l'unico veramente dio, l'unico dio è Dio Brando perché ce l'ha nel nome, gli è altri vero, è vero. Vabbò, dai, io direi nel frattempo vediamo, che finisce. Il voto qua è... Ah, ok, siamo io, Livio primo, io secondo, Max terzo, Maggi fai schifo. Ma che ho preso per ultimo, è normale. Io avrei messo Max secondo, però vabbè. Va bene, quindi... Vabbè, dai. Non mi hanno dato fiducia, lo sai perché? Perché lui è stato parte del parlare. Sì, cioè, tu c'hai Goku ultra istinto, cioè OP. Vabbè. Non capite un cazzo! Sì. Comunque, allora... Oggi abbiamo l'analisi di alcuni personaggi molto interessanti, quindi io partirei dal primo personaggio da analizzare oggi. Ciao Dark. Ah, mo lo vedo da vedi, qua, no? Mo lo vedi. Okay. Il primo personaggio da analizzare oggi è... Krillin! Bello Krillin, uno dei personaggi più belli. L'amico che tutti vorrebbero avere, invece abbiamo Livio. E l'amico che tutti vorrebbero avere, Krillin, è vero. No, non mi placo. Difensore, Krillin, difensore. Un difensore? Il terzino destro? Sì. Vabbè, sempre meglio di quell'altro. Di chi? Johnny Caster. Johnny Caster. C'è Johnny Caster lì. Chi è Johnny Caster? Non sai nulla. Sì. No, no, nel senso è proprio inutile. Lo so. Ti ricorda molto. Ma me lo ricordo. Insomma, perché io non vorrei un amico che muore ogni 3 giorni, effettivamente. Ma no, ragazzi, in realtà
è una diceria, muore tre volte. Ti tempra nell'anima. Pure Yamcha muore tre volte. Vabbè, come Yamcha, dire, 1-1, Ari, 1-1, a Roma pareggiato. Pareggiato. Ah, finito. Fuori casa, buono. Buono. Sì, sì, vabbè, in realtà. Molto felice di questo. Prego. Non ci vale più la cosa di prego, psicologo. Guarda che il tifo lì si sentiva, eh. Allora, Krillin nell'ambito psicologico. Allora, secondo me dobbiamo bisogna fare una forte fatica nel distaccarlo dal mondo di Dragon Ball. Nel senso, perché se noi ci immaginiamo Krillin, lo immaginiamo come inutile, personaggio che muore sempre, personaggio in realtà. Vabbè, è tipo considerato l'umano più forte. Però, voglio dire. Che difficile. Secondo me manco è vero, perché è Tenzing. Pure secondo me è Tenzing. Sì, sì, sì. Secondo me Tenzing già solo fa. Vabbè, c'ha sempre una cosa in testa per Tenzing. Diciamo che non può brillare perché sta in un mondo troppo competitivo. I prossimi sono interessanti, ragazzi. Però quello che vi dico è. Infatti, Krillin è interessante. No, ma Krillin è figo. No, guardate che secondo me in realtà la psicologia di questo personaggio è figo. Ah, perché lui... abbiamo detto la cosa delle sub. No? Allora, se arriviamo a 10 sub. No, se arriviamo a 10 sub. E facciamo alla fine il test delle 16 personalità a uno di questi 5 personaggi che lo sceglierete voi in chat con le votazioni. Va bene. No, dico un personaggio particolare in realtà perché Krillin rimane un buono, è un buono di base, è veramente un amico lui, una persona su cui puoi contare. E la cosa figa è pure l'evoluzione di Krillin in generale, dal primo Dragon Ball, da rivale, acerrimo rivale di Goku. Che a però, miglior amico. A miglior amico che però, nonostante ci fosse questa rivalità, però c'è una rivalità sana. Non è una rivalità che poi diventa, che scade nel tossico. Mm-hmm. In realtà, se ci pensate, è incredibilmente carismatico Krillin, perché è una persona che... Nonostante si mette OC18, essere carismatico. Non per solo forza. Perché è pieno di fighe, che è una cosa che non si capisce. Oh, lui è quello che rimorchia di Tromber de Femme della Madonna, veramente un ciaddone. Ma al di là di questo, però, ma provate a immaginare che una persona c'ha anche nell'ambito delle battaglie, c'ha uno scarso potere, però c'ha un peso specifico quando parla con gli altri. Cioè, gli altri lo ascoltano, non viene trattato come, che ne so, Yanko. Yanko. Cioè lui gioca a baseball per fare. In ambito proprio di peso specifico ha sempre valenza, è uno che viene sempre considerato anche per la difesa della terra, pure se poi è inutile. Quindi in realtà secondo me è una personalità molto interessante. È Armin, ma anche perché se può dire, cioè, rimorchiare così tanto è senza avere il naso. È difficile. Essendo pure e soprattutto riuscire a sbloccare le cose senza riuscire a pippare, è una cosa incredibile proprio. Cioè è tanto di cappello. No, è veramente, secondo me, una personalità molto interessante. E sai, viene mortificato dalla storia del manga, perché la storia poi si basa molto sul potere di combattivo. Sì. E quindi non c'è questa possibilità. In Dragon Ball non ci stanno sti personaggi ben analizzati. Però io in realtà il genio forse. Sì, diciamo che con un power system un po' più sfaccettato avrebbe brillato di più. Sarebbe stato molto figo in realtà. E però dico che secondo me veramente, quando avete detto l'amico che tutti vorremmo avere, è vero. Perché lui è sempre presente, nonostante i cambiamenti, nonostante... Oh, lui si mette in mezzo pure se sa che morirà. Mm-hmm. Lui c'è. Se dire, io mi ricordo c'è un film con l'Ago Broly. Quando Broly viene ritirato fuori, che ci stanno Goten e Trunks che diventa Broly melmoso. Quello melmoso. Però lì Krillin, nonostante quando vede tutti in difficoltà, lui lo fa, lo attacca e prova a ferirlo. Lui si mette in mezzo quando vede. Sì, non sì, è sì, un. Sì. Insomma, è veramente. Sì, beh, addirittura lui a un certo punto si mette in mezzo per salvare C18, che era un nemico. Esatto, cioè lui è. È una bella. No, lui è un grande. E poi è riuscito pure. C'ha una sensibilità grande perché lui è riuscito a capire C18 pure quando era cattiva. Ha capito che c'era un qualcosa che poteva essere un qualcosa di positivo. Mm-hmm. Quindi io in ambito. Secondo me era più perché era gnocca. Perché con C17 sta cosa non la fa. Però. Ma però loro hanno sta sorta di imprinting subito. No? Mm-hmm. Che deriva da perché è gnocca, non è gnocca, però. Ma poi è uno che si ingegna, ha creato. Cioè, sa fare il colpo del sole, il Kienzan. Cioè, è uno che comunque varia un po'. Non è solo. Il personaggio più figo di Krillin è in GT. Che alla fine. Per me non esiste GT.
Fida, ti fida, piace pure a Livio. A me vabbè, chi è il personaggio più bello? No, dice il momento più bello di Krillin. Non è il momento più bello di Krillin. È un una bella conclusione per Krillin. No, è la più figa. È la più figa perché è l'unica conclusione struggente, poetica. Lui è invecchio, è bello che c'è lui, sì, lui è anziano, Goku lo fa vincere, dice sono troppo vecchio per queste cose, sembra passato una vita, ti ricordi? Beh, quella scena è molto bella, secondo me. No, comunque, al di là di questo, io ti dico, per come è strutturato nel manga e nell'anime, gli do un 6. Mazza! Ascolta. Krillin è bellissimo, lo vedi crescere. Per come sì, è analizzato nell'anime, un po' io gli do un 6, a livello di gusto gli do 8, proprio per quello che abbiamo detto, perché se vado proprio nell'ambito psicologico mi piace un sacco. Purtroppo, come abbiamo detto prima, in Dragon Ball il potere è fondamentale, cioè tu vai avanti, prendi l'attenzione, cioè il momento per farvi capire, quando arriva Freezer, l'attenzione arriva è tutta su Trunks che viene dal futuro, per la sua potenza, quindi cambia proprio la visione degli altri. Vegeta poi è si basa molto su questo, però a me piace in realtà Krillin, quindi sì, no, è un bello giocatore ricchio. Pure nella saga di Freezer, cioè lui parte con Gohan, diventa quasi il protagonista, no. A me piace. E lui in realtà in una storia dove non esistono i Saiyan, questa cosa così, sulla Terra potrebbe essere benissimo un protagonista sulla Terra. Sì, sì, ma poi è bello anche che torna indietro con Gohan contro Vegeta, no? La prima volta. Certo. Sì, secondo me c'ha un problema di scrittura che vabbè esula dalla psicologia, che è il fatto che gli mostrano un punto debole, ovvero sono i 6 punti in testa e poi sparisce. Sì, vabbè. Cioè non ne fanno più menzione. È come un Re dei Demoni. Non se ne parla più, non... Però questo è molto Dragon Balliano, però, succede. Le code, che ad esempio sono il problema. Comunque sia, ti dice un modo in cui risolvono il problema. Ma infatti è figo, sparisce. Ma è figo anche figo all'inizio. Io manco lo sapevo, dice Babbo. Già Z, secondo me. E la prima volta che muore Krillin, in realtà, è un colpo secco lì dove ci sono i 6 puntini e lui muore perché quello è il suo punto debole. Mm-hmm. Ma perché poi viene, mi pare, da tutta la cosa, diciamo... dei monaci con cui sarà addestrato. Sì, sì, sì. Lui in realtà non è pelato. Lui si rasa. No, non c'entra con la psicologia perché quello è un problema di scrittura. Penso intendesse questo. Non c'entra niente con la psicologia. Non è la psicologia, con l'analisi psicologica del personaggio. C'è un problema che l'autore si è scordato di una caratteristica che gli aveva messo. Cioè. Diciamo che è una follia. Beh, mazza, è una piccola cosa che si è scordato. Quindi a tuo gusto personale questo personaggio da 8. E famo che se siamo capiti. Prossimo! Ma voi non dite niente? No, io... E voi non vi esprimete oggi? Per me è bellissimo. Bellissimo. Top 3 dei personaggi di Dragon Ball. Cioè, anche perché i personaggi di Dragon Ball non li avuto così incredibili. Però secondo me Livio, top 3 personaggi di Dragon Ball. Sì, allora, la prima saga, quando è all'inizio e vanno col sottomarino, è figo. È un bel personaggio, tutta la prima parte. Una certa però sotto una puntata è bella la puntata. Sì è bella pelato. Quella è figa. Pelato. Prima no, di Zeta. Io non sono pelato. C'ha il capello. Prima di Zeta è figo. Poi dopo un po' Zeta diventa purtroppo inutile. Quindi fino alla saga di Freezer è molto bello. Diventa un personaggio piatto. Poi c'ha l'excursus finale in cui gli danno il giusto merito alla parte finale di GT. Però 8 è troppo, facciamo 7. Dai. No, comunque a me lo sai che mi piace pure lui, poi diventa un poliziotto. Che, insomma, che lui si ingegna sempre per si adatta alle situazioni. Quando ti, che è figo, è particolare. Anche perché quella diciamo che può essere considerata come un il post-guerra, no? Esatto. Che lui riesce a reinserirsi nella società, nonostante che cosa che invece non riescono a fare nessun altro. Sì, praticamente a parte Vegeta, perché vabbè, Vegeta non è che si reinserisce semplicemente, che si tromba si tromba la tizia più ricca del pianeta e quindi fa il cazzo che gli va. Bravo Vegeta, bravo Bulma, madonna Bulma, bel capello, però era più bella l'altra, come si chiama, Mary? Quale? Quella che si trova lui? Marion. Marion, madonna, Marion. Una svampita clamorosa. Ho capito, però.
Sai chi però... è la più gnocca, secondo me? Una delle più gnocche, quella che quando sta. Sì, quella quando starnutisce. Quella è quando starnutisce. Quella è bionda, è la prima Super Saiyan. Quella è fighissima. Sì, sì. Bellissimo. Quello. Sdoppiamento di personalità, molto bello. Allora, vai. Prossimo personaggio. Chi è? No, ho già questo, metti. La signorina. Qui è difficile, ragazzi. Qui per questo ho messo personaggi anime e non solo. C'ha il... quello è quando ti guarda Maggi male perché... Madonna. Ma tu l'hai visto Code Geass? Che... Ma tu l'hai visto Code Geass, Maggi? Sì. Alla PIA io, dai. Vivi, che ti mi, vai, mi prendi l'acqua guarda. Che sta lì, per favore, grazie. Ha dietro una sedia. In Giappone sarebbe un anime, no. Beh, un... una serie animata, non so, serie se, animata. Non so se considerarlo anime proprio puro no, se non è anime una... anime puro arrivo no beh ma beh, perché cioè non è giapponese, cioè gli anime credo che siano solo giapponesi. No, lui dice se non fosse stato fatto, si dice se fosse stato fatto in Giappone, ma non è, sì. Non è un anime perché è tutta CGI, cioè nel senso non chiamano è... i film Disney anime. Questo è un personaggio difficilissimo. Sì, mo infatti... è proprio difficile. È difficile. E infatti mo penso very tough. Anche perché cioè è difficile quasi farne un solo profilo. Esatto, Giovi. No, è difficile proprio per l'evoluzione che c'è. Grazie Melodista. È follia, poi ricambia ancora. No, ma infatti vabbè, fa cazzi tu. Grazie Pollo Finto. Bella Pollo, bentornato. Il secondo è più importante, molto bene, bravo. Ciao Pollo. Ma anche il tuo Melo. Bella Melo! È arrivato prima quello di Melo in realtà. Non è vero. No, è arrivato prima quello di Melo. È arrivato prima quello di Melo. Sì, sì, è arrivato prima quello di Melo. Allora perché non è vero? No, è arrivato prima quello. Io ho ringraziato quello di Melo. E tu hai detto Pollo Finto. Tu mi hai detto anche Melo. Io ho detto è arrivato prima quello di Melo e ti ho fatto non è vero. È arrivato prima quello di Melo. Ah no, è arrivato prima quello di Melo, sì, sì. Beh, lui è come Jinx, c'ha la doppia personalità lì. Vedi, anche Melo è uno di quei. Tu pensa che il primo torneo che ho fatto. Fuori dall'Italia di Hearthstone ci sono andato con Melo. Oh, in Svezia siamo andati. Mi spiace solo che non c'ho una forchetta. In Sweden sono capace del pacchetto. Fino a Jönköping. No, mo dopo me la prendo. Mamma. Allora, non posso fisicamente uscire. Sì. Poi dovevi sconfiggere Sitte e non unirti a Silco. Allora, vabbè, prego. Questo è un personaggio particolare perché ma ci stanno le forchette. No, noi in questa casa mangiamo solo con le mani. Ma ci stanno le forchette pulite? No, solo con le mani. No, la seconda non è così scontata. Io sono d'accordo. Ci stanno molte più forchette che esseri umani. Che t'hanno messo qua dentro allora? No, dai, buono. C'è il mango, c'è l'avocado, c'è sta l'edamame, le alghe. Ma scusa, la fonte di carboidrato qual è? Il riso. Quale riso? C'è il riso sotto. C'è un chilo di riso. Quale riso? Il basmati. Però tu ti va bene. Ma che andato? Ti sei salvato, va. Se no, secondo me hai tirato a caso. No. Se gli dicevi riso sushi, l'hai perso. È riso sushi. In realtà, probabilmente sì. Comunque, dicevo. Allora, il personaggio è particolare, sapete perché? Perché la sua psicologia è talmente derivante pure dai traumi che subisce nella sua evoluzione che lo rende un personaggio veramente controverso, perché in alcuni momenti sembra spietato, quando in realtà non lo è. C'è una rabbia di fondo. Oddio, che ha fatto? Niente. Ha sfondato il telefono. È successo. E... c'è un dolore grande. Lo sai, a me la cosa che piace molto è il suo senso di famiglia. Questo... Tieni, mangia piccolo bambino, pure la cosa così ti pulisce a bocca. Questo è molto inquietante, ma va bene così. Se volete facciamo pure la psicologia di Maggi. Questa ci vuole una puntata a parte. Ok, Maggi. Una puntata. Mi prendo cura di lui, perché poverino, sta solo. Gli fanno fare test di personalità. No, io già lo so. Sono architetto. Secondo me ogni volta che lo fai esce diverso. Secondo me Maggi bugga il test di personalità. È sempre stato quello. Sempre stata guarda, la cosa sicura è che ci mette tre quarti d'ora. Sì, no. Vabbè, io ci penso, ma c'è una domanda che mi rispecchia tantissimo. A un certo punto c'è una domanda del test di personalità che fa recita più o meno, non mi ricordo cosa precisa. Per te nella vita quanto è importante
tipo avere ragione su una cosa o non ferire i sentimenti delle altre persone. Avere ragione è l'unica cosa che conta nella vita. Sempre tre palline. Però ragazzi, dovremmo fare il Sakinorva con voi. Che cos'è? È un test di 16 personalità fatto meglio. Perché noi facciamo sempre quello. E facciamolo in maratona. Quello basic. Il Sakinorva, ma proprio per voi. Personalmente, secondo me ci sanno. Per esempio, oggi ho fatto la live con Vogelita. Tra cui a Vogelita oggi ho parlato di voi. Mm-hmm. Ho detto quello che fate. Bravo. E praticamente ufficialmente invitata alla maratona. Ufficialmente esatto. Invitata alla maratona. E praticamente lei è uscita con quello classico difensore. E poi invece dopo è uscito un mezzo attivista protagonista. Perché poi il Sakinorva. Ma la cosa, i risultati sono gli stessi, quindi. Cioè allora, i nomi che compaiono alla fine a difensore. No, va a lettere. Perché si basa. Allora, il test, l'MBTI si basa sulle lettere. Le cose che hanno messo sono che roba che viene dopo. Non esiste. Cioè, l'MBTI non esiste avventuriero, non esiste protagonista. E io, però, che non di sempre le lettere. Ed è molto. Ed è stato. È figo. Il Sakinorva cambia proprio la prospettiva. Comunque, tornando, io prima di dare il mio profilo psicologico suo, volevo chiedervi. Qual è la cosa secondo voi psicologica che vi ha colpito di più del personaggio? Perché poi vorrei fare una che riflessione. Che lei alla fine accetta Silco come suo padre. E quindi alla fine che la bazzucata finale è una bazzucata in segno di amore nei confronti di quello che in teoria diventa suo padre, anche se poi è colui che è la sindrome di Stoccolma, no? Che poi lui sarebbe il suo carnefice, colui che ha in qualche modo ucciso i suoi familiari o quelli che erano i suoi amici. Lei ha ucciso lui, quindi direi che stanno pari. Vabbè, però quello è un amore finale, è proprio un segno d'amore quella bazzucata, perché lui ripete le stesse parole, lei ripete le stesse parole sue, come segno di omaggio finale. Esatto, è un omaggio più che okay. Più che amore. Quindi la cosa che ti colpisce più di tutti è l'accettazione della figura paterna con questo gesto d'amore violento. No, cioè il fatto che lei alla fine sì, vabbè, più che altro che lei abbraccia la sua follia, la sua seconda personalità a discapito di Powder. Cioè alla fine lei, nonostante si trovi di fronte alla sorella, gli dice io t'ho salvato, siamo pari, perché ha ucciso lui, con segno di riconoscenza per quello che sei tu, cioè la mia famiglia. Però da questo momento sappi che Powder è praticamente morta, io sono ufficialmente Jinx, quindi Jinx batte, cioè Jinx prevale su Powder, okay. All'interno delle due personalità. A me invece la cosa che diciamo ha colpito, mi è piaciuta molto, è che le due personalità hanno delle caratteristiche, cioè nonostante siano diciamo quasi all'opposto, però in realtà hanno delle caratteristiche in comune. Quella più palese secondo me è la ricerca di accettazione da parte degli altri, nonostante lei non ricerca accettazione perché vuole fare parte di qualcosa, ma perché vuole essere, diciamo, lodata, vuole dimostrare che lei è utile. La dimostrazione dell'autorità nel mondo quando all'inizio pure non era così, no? Però cioè, ce l'ha sia Powder perché ce l'ha con V, ogni volta gli dice tipo resta a casa, lei dice no perché tu pensi che io non serva a niente, invece è. Poi quando diventa Jinx continua a farlo, perché quando Silco gli dice non serve che vai, lei invece prende da sola, va, fa tutto il casino, torna e fa visto che l'ho preso io, e invece devi mandare a me, esatto. Facevi bene dall'inizio. Ma io che cazzo io invece di analizzare, io analizzerei le risposte che hanno dato loro due, perché no. Ognuno dei due era un attacco all'altro, subdolo, molto bello, devo dire. Non è un attacco subdolo, vorrei sapere. Lui ha ribadito la cosa, l'amore di Silco, l'amore per Silco. Invece lui ha detto non è vero, lei vuole soltanto essere accettata. Quindi analizza queste risposte. No, io vorrei la tua. Io voglio la tua, Livio, voglio che tu vada in difficoltà, Livio, dai. Pensa, Livio, ma non ho mai pensato. No, io mi baso soltanto sul dare fastidio. Bravo, quello è bello. Ci sta come interpretazione di Livio, secondo me, bella. Lei mi dico, perché vi ho fatto sta domanda? Non sta dicendo la sua. Ma è una persona pessima. Sai perché vi ho fatto sta domanda? Perché è proprio questo, la cosa che mi ha colpito più di tutti è che quando ho rivisto le puntate, perché dovete sapere che io ho un problema, gli anime in generale, vabbè questo, vabbè non è proprio, però le serie in generale io me le guardo la notte e mi addormento, quindi tante volte mi devo rivedere le puntate, e qualche anime è successo, ti ricordi che lo dicevo, non riesco a finirlo? Sì. E la cosa che mi ha colpito è che ogni volta che lo vedevo c'era una sfaccettatura diversa della sua personalità che mi colpiva. Una volta mi colpiva il bisogno d'aiuto, una volta mi colpiva il bisogno di accettazione, una volta mi colpiva la sua genialità, la sua rabbia,
ed è meraviglioso. Qui... Comunque c'hanno lo sguardo molto simile. Ok. Devo dire. Ma tu l'hai visto il manga? L'hai letto il manga? Ma Livio no, ma Livio non è vero. Livio non è prossimo alla morte. Cioè, presente la puntata quella dei Simpson in cui... ci riconoscono un milione di malattie che tutte però quante. Non riescono a entrare perché sono tutte quante. Ma quello è lui. Beh, pure sì, tu sì. Stiamo là, Non a quei livelli. Io sono invincibile perché le malattie non passano talmente tante che. Sì. Siamo là, lì che è così per me. Comunque, psicologicamente, la cosa che mi colpisce più di tutti è la. Il dolore talmente forte e la rabbia talmente forti che vanno a dividere proprio questo essere umano. Che diventa quello che quasi più odiava, ok? Che era una persona gentile, molto semplice, e diventa tutto l'opposto, che è un pochino la parabola che succede a molti esseri umani, no? Quando c'è un trauma grande è come se ci fosse una divisione, e tante persone in realtà la scambiano per schizofrenia, per disturbo di personalità borderline, vedo, quando in realtà... È semplice. Beh, sì, lei è molto disillusa nella seconda parte rispetto alla prima. Infatti è un, secondo me lì non parliamo di un disturbo di personalità vero e proprio, ma parliamo di un, è come se lei si fosse strappata al cuore, no? E se fosse fatta alimentare solamente dalla rabbia e dalla voglia di essere accettata, che però di base hanno sempre una cosa, il rancore, la solitudine. Quindi è un personaggio talmente controverso che bisognerebbe fare, secondo me, una puntata solo su di lei, sulle fasi, se volete la facciamo una volta, sulle fasi proprio della sua evoluzione e di come cambia, che è bellissima. Anche vedete pur di avere l'accettazione, il collocarsi vicino a una persona che di per sé fa delle cose terribili. È bello, però c'è questa accettazione con una dimostrazione e anche con la voglia di dimostrare che si è superiori. E che posso sovvertire le regole quando voglio. Personaggio bellissimo. Secondo me caratterizzato benissimo, è fatto veramente bene. Io per il gusto personale le do 10. Non l'ho mai dato da quando 10 le do. 10. Ma ripercorre molto il Joker, no? Eh no. Perché il Joker di base c'ha la pazzia. Reiner. Di più però non... secondo me sono personaggi diversi, perché il Joker ha comunque sia cioè Non impazzisce mai in realtà, cioè, no, infatti. È rancorosa, è sempre alla ricerca di qualcosa. Il Joker a un certo punto è proprio pervaso e completamente guidato dalla follia, è sì, proprio folle. Sì, sì. Vabbè, anche lei, cioè lei l'unica cosa che lo differenzia secondo me che la differenza secondo me dal Joker è il fatto che c'ha una parte Joker e una parte più umana, diciamo così. Però la parte Joker è Joker. Sotto molti aspetti. Secondo me le modalità sono diverse. Sai che c'è che in ambito psicologico bisogna sempre vedere le cose nello specifico. Le azioni possono essere similari, ok? Ma le modalità che ti portano a farlo sono diverse. E quindi... già solamente il senso di rivalsa che hanno entrambi è completamente opposto. No, vabbè, quello sì. Però questa cosa li distanzia molto. Quindi ecco perché non è paragonabile. Ma io parlo di psicologia, sì. Alla psicologia jokeriana, perché... Ma poi secondo me il Joker è molto più... non mi viene la parola. Sono tutti e due mezzi anarchici. Però Joker ha tipo dei fetish molto... molto strani, è truculento, cioè Jinx non ce l'ha quella parte davvero oscura, sadica, bravo, ma forse cioè, per il fatto anche del pubblico, cioè... vabbè, adesso è il pubblico, nel senso, stiamo parlando del personaggio, cioè Jinx sì. Non è che non si comporta mai ecco in maniera sadica, che gode della sofferenza, cioè lei vuole proprio far caciara e fa caciara e vuole dimostrare a tutti che il suo modo di fare le cose e di vedere le cose è quello giusto, perché lei ci riesce. Ma poi lei è sofferenza allo stato puro. Di base c'è sempre, anche nel suo caos c'è una sofferenza di base, che nel Joker a un certo punto scompare proprio, perché lui appunto prova godimento
prego dimento da quello che succede. Lui gode proprio ad uccidere, a fare sì, delle lei cose. No, lei è sempre a questa ricerca, sì, un po' d'accettazione. Ma perché lei c'ha il trauma interiore di aver visto morire tutti i suoi amici. E quindi non riesce una parte di lei ad accettare il fatto che lei sia la diretta responsabile e quindi cerca di scaricare quel tipo di colpa che ha, che prova, annullando quella visione e facendo subentrare Jinx al posto suo come se non esistesse. No, ci sta. Io 10 non glielo darei. 8 e mezzo, 9 glielo do. Voi? Io, vabbè, 9 e mezzo. Sì, 9 e mezzo. Personale. E a me, cioè, attrae molto la parte in cui si ragiona sul fatto che in generale agli esseri umani affascinano tantissimo questi personaggi, cioè anche se nella vita sono reale, quelli più imprevedibili, però anche nella vita reale spesso questo tipo di persone affascina la gente e poi di solito non finisce benissimo. Vabbè, sì. Vabbè, il motivo però è molto chiaro del perché c'è la fascinazione, perché sono persone che vanno a sovvertire le regole e vanno a sovvertire la normalità, quindi le normative sociali a cui siamo abituati, con degli sprazzi di genialità, perché pure lei è geniale, con gli esplosivi, le cose, con dove, e quindi è normale che ci sia una fascinazione. Infatti, se ci pensi, noi siamo sempre fascinati dal cattivo o dal personaggio che però è oscuro, che c'ha quel qualcosa di misterioso che lo porta, ombroso, tenebroso. Quindi lei c'ha questa cosa. Non è ombrosa tenebrosa, in realtà è ombrosa tenebrosa, ma non è quello il suo tratto predominante, ma è il fatto che è una persona che sovverte le regole, distrugge tutto e riesce a... Sì, però cioè, lo fa in maniera... Cioè, ombroso tenebroso è Anakin Skywalker nel terzo film, bello un personaggio, c'ha sempre questa... sempre in penombra, molto molto interessante. Ma tenebroso tu, là stai a parlare molto di estetica, di fotografia, di cioè... Una persona può essere tenebrosa pure a livello emotivo, e lei a livello emotivo sì, è molto tenebrosa. No, ma infatti questo spesso attrae, cioè... più gara, a me personalmente un po', cioè, sempre spaventato, quindi... Il maestro. Faccio un po' fatica a avvicinarmi a sto tipo di... cioè, a me un po' piacciono più personaggi... Buonasera, maestro. Magari sì, hanno... Hai detto la parola maestro, bella sommo, ciao, bella sommo. Ciao. Beh, qua... Vabbè, non lo dico. Sommo, prima o poi ti porteremo Kitano, è una promessa. Però aspettate, labile, lei è più labile che tenebrosa. Il fatto che sia... Allora, aspettate, le cose non è che sono separate. Il fatto che una persona sia labile non vuol dire che non sia tenebrosa agli occhi degli altri. Ah, certo. E il concetto di... Bisogna sempre superare il concetto di come lo vediamo noi, ma è di come si pone all'interno del mondo che fa la differenza. Sì. No, appunto... io sono attratto molto di più da personaggi che magari appunto hanno quelle colpi di genio, anche tentano di sovvertire lo status quo delle cose, ma lo fanno con lucidità. Shikamaru. No, le luci. Vabbè, no, sì, vabbè. Shikamaru non più di tanto, secondo me, seguo abbastanza. Cioè, Shikamaru è più come mi comporto proprio io rispetto a quello che mi affascina. Boh, secondo me non è tenebroso Shikamaru, cazzo di infatti, tutto pure io. Lo sta spiegando. La merda Shikamaru. Come la merda, non è vero, bel personaggio Shikamaru. No, cioè, in termini di non l'ha paragonato a lei. Cioè, per me sai chi è un altro che è finto tenebroso che non capisce un cazzo? Le Lucce di Britannia. Ma... invece quello era, cioè, questi personaggi che mantengono la lucidità nel fare cose che comunque sia vanno completamente al di fuori degli schemi. Però di solito per fare questo spesso loro arrivano a una solidità emotiva enorme, perché tu devi andare oltre un'apparente solidità emotiva. Sì, vabbè, però l'accettazione del dover fare un qualcosa. Sì, nel senso, cioè, arrivano a patti con loro stessi e per farlo comunque sia devi un po' annullare l'emotività su varie cose. Ma già soltanto il fatto di sacrificarti, secondo me, per arrivare a sacrificarti devi... Tu a che punto sei arrivato? Il cinese l'hai visto? Mao. Io sto a Mao. Mao l'ho visto. No, il cinese non l'hai visto. Il cinese è tenebroso. Il cinese. Tenebroso. Tenebroso. Ammazza. Dai. Comunque sì, è un passato oscuro. Passato oscuro. Comunque il cinese, ad esempio, vedi, è un altro esempio. Cioè, lui con lucidità
persegue i suoi obiettivi e cerca di... Oh, sono Zago il super uomo! Ucciso via pizzo. coglione. La scappellotto in testa ributta per te. Il super uomo. Però ucciso ne scrive i pallottoli. Vabbè, ma quando ma qualcuno gli ha mai sparato? No, infatti. Allora che cazzo ne sai se scrive i pallottoli? Sì, sì, vabbè, si rispetta. Non è possibile tornare su questo argomento adesso con Jinx. Cioè, come? Come è possibile? È lui, è lui. Vabbè, lui che ci vabbè dai. Non mi rompete il cazzo. Quindi che voto gli dai a Jinx? Vabbè, cioè, se tu Arcane, descrivi Arcane con una parola, come immagine, questa Arcane e Jinx, cioè quindi lei... no vabbè sì, Arcane, lei come personaggio 9, okay. Come lei come personaggio, perché a te Arcane non è piaciuto? Non è che non mi è piaciuto, a me non è sto capolavoro, però è bello. No, sì, non è sto capolavoro, ma veramente. No vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, la cazzata. No là, che fai, lanci sassi, nascondi la mano. No lo sai che c'è, mi piace lasciarti nel tuo brodo di giuggiole, andiamo avanti. Sì andiamo avanti. Mazza, no che c'è, fa come i bambini. Oh, perché hai ragione tu, hai vinto depongo le armi, sei troppo forte. Sì, prossimo sì. Personaggio caga sotto. Mark Lenders. Ah, uno dei personaggi preferiti. Ma io dico no, ma di tutte le foto immagini Mark Lenders, tu questa. Non hai idea quanto è difficile trovare un'immagine di Mark Lenders in alta qualità. Vabbè, ok, in alta qualità. Bellissimo Mark Lenders. Mark Lenders non è semplicemente un calciatore, è l'emblema di tutti quelli, diciamo, che comunque sono gli sportivi che a un certo punto hanno un enorme peso addosso e che cercano di mascherare il peso enorme che hanno addosso, dato dalle pressioni, dalle responsabilità, da una vita difficile che devono mantenere la famiglia, con la strafottenza. Lui non è veramente strafottente, deve essere strafottente, perché la sua arma di difesa nei confronti delle pressioni che tutti quanti esercitano. Questo se l'è studiata stanotte, si è fatto lo schemino. Bellissimo. È Ibrahimovic. Ma è un bel personaggio Mark Lenders. Forse è quello più caratterizzato. Sì, quello più con più sfaccettature. Sì. Beh, passato di povertà, lui che deve mandare avanti la famiglia. I tiri della tigre contro... le onde del mare. Ma lui spacca la quercia col tiro della tigre. Pure. Bellissimo. Però si allenava pure al mare, non so se ti ricordi. Alex Blaze, chi è? Uno di Inazuma Eleven. Sì. Mamma mia, ragazzi. Prima o poi la faremo. Io l'ho visto tutto. È vero. Mark Lenders potrebbe essere effettivamente CR7. No. Cioè Cristiano no, Cristiano Ronaldo è molto meno. È Ibrahimovic. Strapotente, sì, sì. Molto forte, ma che non sarà mai il numero uno. Ma guarda che... Sì, no, sì, è non è più Ibra. Ibrahimovic in realtà... è tutta una gimmick. Cioè, secondo me Ibrahimovic è lui... quello il simpaticone. No, ma in realtà... adesso sì. Cioè, nel senso. No, che... è sempre stato secondo no, cioè, me. No, quando, molto quando, cioè, lui quando fa quelle interviste, effettivamente lo fa perché oramai si è creato quel personaggio dietro. Ma il personaggio è figlio del fatto che in parte quello che lui dice lo come... pensa veramente. No, io lo vedo. Ibrahimovic è tipo Dellimello. È tipo quella persona che tutti. Perché ti dà quelle cose, dice io sono il più grande, io sono il più. Però in realtà, cioè, è tutta una gimmick. Cioè... ma che cosa stai dicendo? Sì. Sono ma come, come cazzo puoi paragonare? Mark Ibrahimovic, per me Ibrahimovic è Dellimello. Bello. Bellissimo. Ma bello, che, paragone, ma bello perché è surreale. Paragone perfetto. Poi vediamo pure Dellimello. Il paragone è perfetto. Ibrahimovic come Dellimello. Segnatevelo. Bellissimo. Ma questa sta cazzata poteva partorire solo lui. No, certo. Invece è completamente inerente. Devi solo levare la. Cioè, devi metterli nei propri contesti. Sì. No. Cioè, Holly è un Luca Mannaro. E secondo me è Cristiano Ronaldo. No, perché Cristiano Ronaldo non è strafottente. Non è strafottente. Non a quei livelli, no. Non è strafottente, no. Cristiano Ronaldo. Guarda, Cristiano Ronaldo è un personaggio, ma cioè, è uno consapevole dei suoi mezzi, Cristiano Ronaldo, ma non è strafottente. Cristiano Ronaldo è l'esatto opposto di Mark Lenders. Cioè, Cristiano Ronaldo cerca in tutti i modi di non far vedere che lui è uno stronzo, ma in realtà è uno stronzo. Mark Lenders invece, come diceva Maggi, fa di tutto per far pensare alla gente che è uno stronzo, perché deve difendersi dal mondo attaccando, diciamo. Invece no, Cristiano Ronaldo cerca in tutti i modi di non far vedere qual è la sua vera natura, però ogni tanto esce fuori e lo vedi lui quando vanno male delle partite, le cose, cioè rosica bestia, sì, fa delle cose terribili, lancia la fascia da capitano, cioè, ma guarda c'è la fascia da capitano, oppure quando si mette, quando non gliela passo lui fa, no, guarda, gli rubano, secondo me c'è una cosa, proprio un episodio che lo rende proprio è un rosicone pure Cristiano, però lo rende completamente diverso da Mark Lenders. Mark Lenders a un certo punto dice: voi non siete capaci
io mi allontano, dovete arrivare in finale da soli e può darsi che io giocherò con voi. Cristiano Ronaldo, per il suo senso di perfezionismo, non lo farebbe mai. Lui ci deve essere un protagonista a tutto tondo, e quindi non può fare una cosa del genere. Non darebbe mai una dimostrazione di questa Vabbè, cosa. Ma chi lo farebbe? Io te lo dimostro sul campo. Nessun Guarda, calciatore farebbe una cosa del genere. No, però ti che cosa? Però di allontanarsi e dire giocate voi, io non gioco. Ah, mazza, succede spesso. Che non giocano... No, giochi male. No, sì, no, è tipo che so, e tu? Eto è uno di quei giocatori che succedeva che in periodi dell'anno dice se gli ero del culo io non gioco. Però è un po' diverso. No, cioè, Pogba ha fatto cacciare Mourinho da Manchester United. Però non se n'è andato lui. Cioè non c'è quella cosa tipo io sti mesi non gioco. Ma ok, vabbè, quello non perché te lo puoi permettere. Quello non te lo puoi permettere che sei indipendente. Anche perché quando lui l'ha fatto era un ragazzino ancora nella scuola. Esatto, però c'è nel senso insomma, il concetto alla base è quello, cioè se tu ti metti di punta e dici questo se ne deve andare via. Tu che sei a Pogba all'epoca era oggettivamente il giocatore più forte. Ma poi lo devi traslare alla realtà. E lui è personaggio particolare perché sono molto d'accordo con questa cosa della corazza creata per diventare uno schiacciasassi, visto tutte le problematiche che c'ha, la povertà, il dover mantenere la famiglia. È molto figo pure come lui reagisce alle problematiche, al fatto che Holly sia più forte di lui. È tipo, sotto questo punto di vista è tipo un Vegeta, no? Vegeta che non riesce a superare, però la cosa molto figa a me piace molto quando va alla Juventus e il Piemonte nel Piemonte Calcio gli fanno il controllo dei muscoli, gli vedono che il destro è totalmente sviluppato e si rende conto di essere incapace, la sua forza d'animo per cercare di evolvere e come evolve la sua presa di consapevolezza pure quando si incazza Colli e dice ma come cazzo è possibile tu giochi nella squadra B del Barcellona, vaffanculo, tu devi giocare nella prima squadra perché tu vieni qui, vai, dì, perché quindi in realtà è veramente un personaggio molto figo, forse psicologicamente il più figo di tutti quanti, sì, con più sfaccettature, è più figo, ma è anche il più amato, dai, è il Vegeta. Beh no, più amato no. Sì, dai, credo. Ma è il Vegeta di... È più amato di Oliver Hutton. Sì. Viaggio dell'eroe, Oliver Hutton, eh. Ma è come Goku. Secondo me no. È come Goku. Secondo me Goku è più amato di Vegeta. No. Ma dipende, sicuro, sì. Che dipende da chi... Perché secondo me quelli veramente infognati col calcio, il tizio che preferivano era Callaghan. Philip Callaghan. Perché quello rappresenta il calciatore. Cioè questi sono tutti supereroi prestati al mondo del calcio. Ce n'è pure un altro. Julian Ross, sai perché potrebbe essere uno dei più amati? Da tutti quelli che hanno fatto i calciatori che dicono io ero un fenomeno, però ho avuto quel problema, quindi non lo sono diventato. Se c'è quel problema. E quindi questo, io per esempio, quando ero piccolino, ero pronto per la Serie D, a 14 anni mi sono spaccato il crociato. E quindi io non mi ci ripeto perché me ne frega un cazzo, però... Può esserci questa cosa, dice, vedi? Mi medesimo molto in lui, perché lui con questo problema era un fenomeno, ma... E quindi... È un po' come me... Esatto, un po' come Livio che pensava di fare andare in NBA. Io dovevo andare in NBA. Sì. Dovevi andare. Sì, ben pensavi. Pensavo. Sì. Ci doveva andare, faceva un giretto, poi diceva, ciao NBA, è tornato. Ciao signore NBA. Comunque... Bello l'NBA, io però, ero il Marcone. Ah, nonostante sia uno dei personaggi, secondo me, più fighi De Holly e Benji, però a me non piace. Non mi piace la struttura, gli do un 6. La struttura che vuol dire? Non mi piace la struttura. La struttura fisica. Sai qual è la cosa che non mi fa impazzire? Perché è un po' la storia che in tanti sport ricorre. Che è quello della persona. Io avrei giocato nei Phoenix Suns. Cioè, per quale motivo? Tu avresti portato le borracce dei Phoenix. Che il mio idolo era Nash. Vabbè, Nash è andato ai Lakers, però poi. Vabbè, però io sono rimasto di Phoenix. Tu vivi in Arizona. Tu vivi in Arizona. Sta Phoenix, ma che ma a me piace Phoenix Suns. C'è il logo, il logo è bello. L'Arizona è tipo un posto in mezzo, c'è il deserto. Ma voi immaginate che c'è la tua villa. Che Livio, magari, era il più forte giocatore di basket della storia, e dovevano cercare di spostare tutte le partite di notte perché lui durante il giorno non si poteva allenare, non poteva, era un macello. Lui solo la notte avrebbero fatto tutte le partite tipo alle 3 alle 4 io sarei stato tipo Michael Jordan, cioè sarei stato più grande dell'NBA. Beh, effettivamente pensa Livio Marconi, ah sì, grande
Hai visto, ha fatto 50 c'è più di 1,90 m, vero Lirio? No, Lirio è 1,80 m voglia di crescere. No. Beh, insomma. No, no, beh, c'è 1,90 m. È tipo, no, no, è tipo 1,87 m lì, 87. Cioè, potevi fare tipo, non so, il playmaker. Sì. E per questo Nash era il mio. Però Nash è tipo 1,90 m. Invece ha Ginobili. Vabbè, 3 Manu centimetri, Ginobili. Cambia, Manu Ginobili, eh. Manu Ginobili. A me piace un botto Ginobili. Era l'Eddie Guerrero dell'NBA. Cioè, Allen Iverson. Cioè, hanno cambiato delle regole. Steve Nash per Ginobili in NBA. Pure vabbè, ci sarà un po' di squadre in cui poteva andare. Sì, sì. Vabbè, io ero piccolo, ero innamorato quando vedevo il basket. Tu a Philadelphia. Certo, a Philadelphia all'inverno fa tipo meno 20. Dove vai? Quindi, e poi mi piaceva i tiri da tre che faceva. Beh, ammazza Basile. Basile mi piaceva per quella roba. E poi la Wayne un po'. Pensa, tu parlavi di, potevi parlare di Livio. E poi la Wayne un po' con la Rubinion, quando mi pare, che poi la stessa che ho io per il football. L'NCAA College è molto più figo. Non è una popolare opinion. No, ma perché tra l'altro segui l'NCAA non ho visto giocare Livio a basket, ma Dodo ha detto che è una pippa. Allora Dodo smonta qualsiasi cosa e Dodo è una merda. Dodo voleva fare il calciatore che fa. Ma niente. Guarda, Dodo ha praticamente traslato il suo essere scarso a giocare a calcio col tuo basket. Questo è quello che ha fatto Dodo. No, però da quello che ho capito Livio è ancora più scarso. Ma lui dice che è forte. Io ero fortissimo. Scusa, Dodo mi ha visto dopo 10 anni che non giocavo. Grazie a scusa, cazzo. Scusa, tua che ruolo eri? Abbiamo giocato con i jeans tutto. Che ruolo eri? Io ero un playmaker. Ma a 12 anni, ma che ruolo c'hai? A 12 anni stai in campo e giochi. Ma cioè lui pensa che a 12 anni, capito? A 12 anni era esatto, fortissimo. Io ero fortissimo. Sì, io a 14 anni ho fatto gol alla Roma. Perché non sto in Serie A? Perché tu non eri forte quanto me. Ma io ho fatto gol alla Roma. Vabbè, che tutti. Vabbè, comunque io stavo per giocare alla Roma. Sei. Giocavi alla Roma? No, sette. In un club della Virtus, nella Smith. C'ha la maglietta là. Wow. Voi quanto gli date? No, perché sette. Ma come Junior Ross 8. Sette e mezzo. A me piace tanto Marco. Prossimo! Ah, ricordatevi, Spigol! Madonna quanto mi piace! Spike Spiga! Madonna quanto mi piace! Qui devo fare una domanda, ma lui alla fine muore o no? Per me sì, per me no, secondo me è morto. Ma chi se ne frega tanto? Non hanno mai fatto un seguito, quindi è morto. E Lelouch è morto? Lelouch è morto. Aveva detto tua, no? Ha detto sua, sì. Sì, ma è cioè... ma tu non l'hai visto. Vabbè, ormai so che Lelouch muore. No, però. Non è vero. Ho detto è morto. E lui ha dato la risposta. No, però lui. Per lui, me lui, sì, per però, me no. Però lui non è d'accordo con questo. No, ok, vabbè. Però non, mi ero scordato che non. Comunque, io devo. La riveduta, la revisione di questo capolavoro, parlandone con lui, ne stavo parlando, mi ha detto riguardatelo, perché io ho detto mi è venuta voglia sentendo di parlare. Ma tu l'hai visto la Netflix, l'adattamento che hanno fatto dell'anime? La serie il film? La serie TV? No. La serie TV? Sì, non fatto. La vedere. Vabbè, non credo aveva voglia. Non c'ho proprio intenzione. Allora lui personaggio incredibile, secondo me, e questa sua... apatia, quasi noia, che però non è reale. Allora, la cosa che mi piace un botto di lui è che lui è l'eroe di se stesso. Che è un eroe, però perché si mette in mezzo ai casini da solo. Perché tante volte si mette in mezzo ai casini da solo. Lui è tipo Lupin Lupin! No, non beh, è cioè, molto più sfaccettato, sì, c'è un passato vabbè, molto sì, lui è molto più simile. Lui è molto più simile a Corto Maltese. Bello. Corto Maltese, io ce l'ho tatuato qua. Perché Corto Maltese è l'eroe di se stesso, è l'eroe di se stesso perché lui si mette in mezzo ai casini e poi si salva. E si salva un po' perché appunto è un eroe e perché ha delle capacità fuori dal comune. E questo incasinarsi non è derivante dal fatto che lui sia un coglione. Non è stupido, non è che dice vabbè lui è stupido e si trova. No, è che è molto furbo, è molto abile ma allo stesso tempo... se fa prendere a volte è come dall'emotività, dalle emozioni, quindi diventa molto semplice. Secondo me c'ha quasi un fetish per il pericolo. Cioè, secondo me lui ogni tanto ci si mette apposta in pericolo. È tipo Mike. Dici sta sorta di autosabotaggio per trovare per superare se stesso pure? Sì, ma anche per avere quel brivido del pericolo, dell'avventura. Potrebbe essere perché, come abbiamo detto prima, essendo molto apatico.
lui di base sembra un apatico, gliene frega un cazzo, capito? Stanno dentro sta cazzo in AVCL, vaffanculo. Però pure la leggerezza con cui prendono gente sopra la navicella fa un sacco ride. Un giorno prendono una ladra, sì, così, sì, un giorno prendono quello, il cane, il bambino, il cane intelligente. Veramente, lui a me piace tantissimo, però c'è una cosa che mi ha sempre stupito, che lui mi mette sempre, che è una grandissima malinconia. Bravo, esatto. Lui c'ha questa malinconia di base che lo rende... Che veramente quasi ombroso, ti intristisce. È personaggio veramente estremo. Se lui c'è una teoria che si chiama la teoria. Se la volete vedere su YouTube, c'è un piccolo video. Mm-hmm. Si chiama La teoria degli sfiorati, che è di un film, dove parla di come tramite la grafologia trovano sta categoria. Sta categoria è quella degli sfiorati, che è un sono delle persone che cambiano la loro identità, il loro modo di essere. Molto velocemente, però vivono le emozioni con una profondità enorme. E infatti il tratto grafologico non è costante, ma la scrittura può variare anche nel tratto, nella pesantezza, a seconda del periodo. A seconda, sì. E tante persone, come succede a lui, lo reputano una persona superficiale, ma in realtà uno sfiorato è uno di quelli che può vivere veramente un'emozione a 180 milioni di volte di più di un'altra persona, però cambia molto. In questo mi ricorda pure Corto Maltese, perché Corto Maltese, per esempio, incontra tantissime donne di cui si innamora, ma con cui non si unirà mai, e riesce sempre a volta pagina, però con un'emotività molto forte. Quindi a me lui piace un sacco, e gli do personalmente gli do un 9. Lo adoro, lo adoro, è uno dei miei personaggi preferiti. Rufy, che vuol dire? Boh, mandava di dirlo. Questa è cosa, è Hook Capitano Sì. Ma tu vuoi giocarmi con me? Bello questo che ha scritto Melt. Non vado a morire, ma soltanto a provare a me stesso se sono realmente vivo. Ci sta. Sì, esatto. Mi piace un sacco, bravo. È un po' la filosofia del mi metto in pericolo apposta per Rufy. Ma perché film è stupendo. Vabbè, è un po' anche quello che succede a volte, cioè ci sono anche proprio diciamo sportivi che la vivono così, secondo me. Sì, cioè che ricercano nella partita importante, nella cosa, l'unico momento in cui riescono ancora a provare un'emozione che altrimenti nella vita tutti i giorni no? Guardate, c'è un personaggio che si chiama in Kuroko no Basket. Esatto, quello lì. Aomine. Sì. Aomine, che lui perde questo stimolo e finalmente lo ritrova quando viene sconfitto e quando capisce che c'è qualcun altro che può entrare nella zona. Potevo essere io. E quindi sì. È molto per rimetterlo agli sportivi, c'è questa cosa. Sì, voglia. In Kuroko lo trattano parecchio. Perché, vabbè, per chi non ha visto, Kuroko si basa sul fatto che ci sono dei tizi palesemente più forti di tutti gli altri, e quindi la maggior parte dei problemi che hanno è proprio il non trovare stimoli, perché esatto. Dici, che cazzo si sta facendo? Sì, che lui la rabbia, lui praticamente... Perché alla fine non ce l'ha solo lui, perché poi tipo quello con i capelli viola altissimo, c'è la stessa cosa. Teoricamente la nuova generazione ce l'hanno un po' tutti. Però lui in particolare, perché a un certo punto lui è uno sorridente che gioca, e a un certo punto... Che merda quello! E a un certo punto... Ma perché? Si isola. È tipo Ollie e Benji, cioè... No, senso, non toccare Ollie e Benji. Ma che cazzo ne sai tu che cosa sto dicendo? Cioè, usano uno sport per fare degli scontri da personaggi che hanno di fatto superpoteri all'interno dello sport. Ragazzi, adesso non stavamo a parlare della bellezza dell'opera, stavamo a parlare del personaggio. Vabbè, poi penso sia comunque inattaccabile, a prescindere. Va bene, io sì, io gli do un 9, secondo me è un gran personaggio. Ma a me piace di più coso. O Spadaccino è un broso tempo, bellissimo, è figo, perché anche se secondo me è molto più interessante come personaggio, soprattutto quando ci sono gli episodi in cui è da solo quell'altro. Ma esiste un protagonista ombroso tenebroso? Vabbè, lui mi piace. Light è ombroso tenebroso. Light. Vabbè, Light sì, sì, dai. Light sì. No, lui però è interessante soprattutto quando c'è l'intro, quella con la rosa in bianco e nero. Tutto bello, tutto Marco Noir, interessantissimo. Però insomma, il personaggio più interessante, quello che mi piace più tra due, è quell'altro, non mi ricordo come Jet. Jet è fighissimo. Jet però non è ombroso tenebroso. Mazza!
Jet. Beh, non è quando c'è, la, nebuloso, quando c'è dai. Tutto l'episodio che rincontra la sai sua amata Jet? Storica. Sai chi è Jet? Vabbè, ammazza, c'è uno di quei personaggi. Sai chi è Jet? È il barista di Sword Art Online. Sì, come loro ci via. Oh, quello lì è solamente un trauma che ha vissuto una persona e ti fanno rivedere che trauma ha avuto. Vabbè, ma tu lo vedi a schermo che lui praticamente è mezzo apatico, non gliene frega niente di nessuno. E mica è ombroso, però. Beh, mazza. Guarda che è... Non è ombroso. Non è ombroso niente. Non è un tenebroso. No, anzi, sembra molto positivo rispetto... Cioè, nonostante quello che ha passato, in realtà la prende... Cioè... No, Vicious è ombroso e tenebroso. Sì. Vicious, bellissimo sì, l'hanno Vicious. Messo nella... Vicious, sì. Vicious, io invece non gli do un voto enorme. Cioè, boh, 7.5 Spike. Vicious. Vabbè, dai, prossimo. Allora, raga, ricordatevi i personaggi perché alla fine seriamo 10 sub, non so quanti siamo. Stiamo a 2. E quindi forse oggi, ma lo sai perché? Si che loro sono dei pezzi di merda. Stanno tenendo per la... Loro si stanno tenendo per la maratona. Vabbè. Comunque, se arriviamo a 10, facciamo il test di 16 personalità su uno di questi 5 scelto da voi. Perché poi su Telegram ci hanno detto, perché se lo facevate i primi del mese mi arrivava lo stipendio, no? Ma però in realtà lo facciamo quasi i primi del mese. Infatti costa a voi, perché se arriviamo all'inizio del mese, se arriviamo all'inizio del mese potete... Domenica è 1. Però ti arriverà tipo il 4. So, però in teoria non però è possibile. No, ragazzi, possibile. Chi arriva a fine mese e chi arriva a inizio. No, dipende dall'azienda, non c'entra a cazzo. Va bene, vai, ultimo personaggio di oggi. Olle! Questo è il personaggio che mi piace un sacco a Lee. Beh, questo è un personaggio, è uno dei nemici più belli della storia degli anime, ci vorrei dire. Vabbè. Cazzo. Non è d'accordo, Max. No, vorrei sapere perché. Che cosa? Questo? Perché? Bellissimo, tutti i particolari che lo contraddistinguono. Tutto il suo l'essere maniaco di tenersi la mano, le unghie che se le taglia, cioè è proprio metodico, ossessivo, compulsivo, c'ha un sacco di sfaccettature questo tizio. È bellissimo. Beh, effettivamente. È un personaggio caratterizzato da Dio, secondo me. Forse uno dei migliori personaggi di JoJo a livello di caratterizzazione. E ditemene no. Vabbè, allora, io non sono un grande fan di JoJo in generale. Però Kira a me mi è sempre sembrato un nemico ok. Cioè, non... cioè Dio Brand è molto più bello di... Ma è molto più caratterizzato Kira. Ma non è vero, cioè... Mazza! Dio Brand è più figo. Ma è Dio Brand perché... Dio Brand è più figo, no, ma è caratterizzato Kira. No, non è vero. È semplicemente che Dio Brand viene caratterizzato iniziando dalla prima stagione e te lo portano avanti fino alla terza. Quindi magari tu c'hai un collegamento meno... È immediato sulla cosa, però questo personaggio in così poco tempo te lo caratterizzano in una maniera incredibile. Secondo me, cioè... mamma mia. Beh, sicuramente è il miglior personaggio di Diamond di Sangre. Vabbè, ok, sì, ok. Va bene, sì, a me non è piaciuto molto, cioè se la cosa migliore di Diamond di Unbreakable è la sigla iniziale e la cosa finale. Allora, più bello, cioè ci sta che uno dice Dio Brand è più bello, però a livello di caratterizzazione io vedo molto più in Kira una caratterizzazione. Allora, io ti dico che a me della caratterizzazione io preferisco, lascia perdere la caratterizzazione, ti parlo di psicologia, mentre che molto di più Dio Brand. Vabbè, sei un meladioriano fanboy di merda. Vabbè, posso diarmi. Vai. Non vale più un cazzo quello che dici, però vai. Puoi anche picchiare. Non sei d'accordo con Livio, mi dispiace, ma Livio non può avere vicino gente che non è d'accordo con lui. Vai, dire le tue cazzatine. Sai che mi dispiace tanto perché... Vai, dile le cazzatine. Il problema sai qual è? Che anch'io non mi piace. Sai, grande è bello. Non ho detto... Quando mai ho detto che non mi piace? Ho detto che preferisco psicologia. Preferisco cosa? Perché non l'ha fatto Francesco. Sai qual è la cosa? Sai qual è la cosa? Che con lui... Mi cioè, piace discutere i pianisti. Con lui mi piace discutere. Tu invece mi fai tenerezza, quindi va bene. Va bene, Livia, hai ragione. Cioè, non ci perdo nemmeno il tempo. Guarda questo scimmiesco boicottare il prossimo. Non ho mai detto che è brutto. È più bello di Obrando perché è più ombroso tenebroso. Vai, dillo. Vai. C'è molto da dire. Vuoi dire che a livello di caratterizzazione è più caratterizzato di Obrando? Abbi il coraggio di dirlo. Allora, io ho fatto una premessa. Togliendo la caratterizzazione, ho detto, a me personalmente, l'ho spiegato proprio
non lo so, te devo fare un disegnino? Continua, idiota, continua, funzionale. Continua, continua. Vai, vai, meglio, ti prego. Tanto anche adesso non è che ti ascolterà quando dirai la cosa. Ti posso baciare il culetto? Bella, questa è pesante. Ti prego. Se vuoi, noi mettiamo un attimo un panno sopra la cosa. No, no, ma sai qual è la cosa? E poi noi leviamo. No, sai qual è la cosa? Che non vale nemmeno la pena di picchiarlo. Perché veramente sarebbe come sporcare la mia intelligenza, non tanto il mio fisico, ma proprio la mia intelligenza, quindi va bene così. Va bene, mi piace questa idea. Va bene così. Qual è caratterizzato meglio? Finirò il mio concetto, poi eventualmente ti rispondo, okay. Grazie. Basta che rispondi. Quando non è importante. Prego. Dai. Dai, dai, di... No, perché a me piace più di un bravo... Vai, dillo, vai. Non ti preoccupare, non sei giudicato. Cioè, sì, però, tranquillo, Poi comunque abbiamo un pubblico scelto. Cioè, scelto a caso, ma scelto. Pazza, questa vecchia proprio, Non sai neanche da dove viene. Questa, no, questa, però ho sentito. Questa è grande citazione. Da Aldo Giovanni e Giacomo. Bravo, Sugar. Tanto se tu non sai da dove viene una cosa, o Aldo Giovanni Giacomo o Benson. No, pure Scraps, Benson. Ah, metti ormai. No, sì, no, però quelle probabilmente le sai. Se non le sai, Richard Benson... Ma che sai, ormai il funerale... Ma no, questa è la famosa. Livio Top Pippo Franco, il naso ne è la prova. Vai, vai. Vai, no, dai. No, guarda, no, poi offline, no, ti dirò, no, una cosa, poi piagni. Vai. Poi dopo piagni. Prego. No, dicevo che psicologicamente... Sì, ma... Oh, mi hai rotto il cazzo, lo sto a Dio, dai. Sto per usarle, Non le usate, Max? Ci penso io. Dai, però, parla! Di qualcosa. Team Livio addirittura, c'è chi ancora osa fare Team Livio. Bravo Francis, quindi, buon intenditore. Prego. Dicevo che psicologicamente mi attrae molto di più un personaggio come Dio, ma proprio per tipo di evoluzione, forse pure perché è un personaggio che vedi fin dall'inizio. Non sei neanche tu quello che devi dire, perché non è possibile. No, non lo so, è difficile. Non è possibile. Cioè, non è possibile dire una cosa del genere. Cioè, capisci? È matematicamente impossibile. Sì, però Dio Brando è molto più funzionale alla trama. Sì, ma caratterizzazione del personaggio. Non sto parlando della caratterizzazione, brutto idiota! L'hai detto adesso. A livello di caratterizzazione hai detto. L'ho sentito. Ma non mi hai fatto finire la frase, però. Vai, mi continua. Continua, però. È un personaggio che vivo di più e a cui sono più legato, forse perché lo vedo pure con le varie fasi di Giorgio, con i vari Giorgio. Spiega meglio, cosa vuol dire lo vivi di più? Ci esci a cena? Ma a me questa che... Allora, io posso dire una cosa? A me Kira piaceva, gli avrei dato 8, ma adesso gli darò 0. Ma mi fa schifo. Guarda che subdolo, perché in realtà schifo. Voleva dirlo da prima, però schifo. Ha usato la scusa. Guarda che schifo. Guarda, sei veramente un Maggi proprio. Questo è da Maggi, Questo è da Maggi, No, no, Maggi ha il coraggio di dire cose. Ma tu no. The Light, ma scusi, ma quel Livio Vince cosa che sta tagliando tutte le mie frasi? Non ho finito un concetto, uno. Vabbè. Se io avessi finito il concetto e lui fosse entrato, allora potresti avere ragione. Ma se io parlo, assolutamente ragione. Ma se io dico a livello di caratterizzazione e non riesco a finire la frase, ma che cazzo c'ha ragione? Vabbè, dai, parla. No, non parlerò più, basta questo, così, gli questo, do 0. Questo è come funziona la politica. Sì, sì, non fa parlare l'altro, se alla fine... Posso dire una cosa? Prenditi questa vittoria sul tuo cazzo di canale. Ma vai. Zero, gli do 0. Dai, gli do 0. Zero gli do. Dai, quanti porcolini? Zero gli do. Tanti porcolini, tanti porcolini. Zero gli do, zero. Dai. Sai perché è zero? Perché tutto quello che piace a Livio è di mal gusto. Indi per cui, se noi adesso andassimo a vedere nel profondo la sua caratterizzazione, sarebbe una merda. Sapete perché? Perché fino a che non ci ha messo parola lui è capace, addirittura il mangaka, sapete che cosa farebbe? Si metterebbe una matita dentro la mano, perché dice: porco due, questo personaggio piace a un idiota. E non è un idiota normale, è un idiota dai capelli fino alla punta del piede. Cosa piede, un imbecille totale, con sta cazzo di sigaretta che è l'unica cosa che se può ciucciare. Sto rincoglionito.
Vabbè, però dai, di che cosa ne pensi? Vai a fare in culo! Ma di che cosa ne questo ne penso! Dai, contento. Di che cosa pensi? Non lo penso! È meglio di ubrando, vai, dire il tuo invece, no, ma invece, invece dillo te, dai, vai, fai a psicanalizza Kira. Kira è un personaggio incredibile. Perché? Psicologicamente, Kira, per favore, Kira, non a livello di caratterizzazione. Kira è un ossessivo compulsivo. Sì? Bellissimo. Gli hai diagnosticato tu il disturbo ossessivo compulsivo? E allora senti, potresti dirmi quali sono i fattori, certo, che ti fanno uscire fuori il fatto che è un disturbo ossessivo compulsivo? Me ne elenchi tre almeno? Tre. Le unghie. Le unghie. Ossessivo compulsivo. Okay. Il fatto che c'ha tutta la le unghie, casa... che cosa fa con le unghie? Se le taglia per contare i giorni. Mm. Bellissimo. 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 Ossessivo compulsivo perché c'ha la casa perfettamente in ordine, tutto ordinato e preciso. Proprio per come deve essere. Cioè non ci può essere una cosa fuori posta in casa di Kira. Okay. Bellissimo. Bellissimo. C'è la casa in ordine, bellissimo. Non ha la fissa per questo le è perché vorresti avere. Come non ha la fissa per le unghie? Ce le ha divise per mesi. Dai, per favore. No, vabbè, sì, no, effettivamente non le conserva nei barattoli. Le conserva nei barattoli, bellissimo, ossessivo compulsivo. E poi tutto, tutto il fatto. Sì, mi sembra più un fetish a me, però. No, 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 fallo, no, finire. Io vorrei, compulsivo. Vorrei che finisse, vorrei che finisse. E vabbè, quante te ne servono? Cioè, ti ho detto tre almeno. Ma perché tre? Cioè, uno è ossessivo come tipo quello di Scrubs che entra e fa bing bing che deve contare tutte le cose. Ossessivo compulsivo, dici quello, il fatto che se lava sempre le mani accende. Cioè, nel senso, ah, quante, certo, ne deve dire? Quello. Perché le compulsioni da che derivano? Adesso mi incazzo, adesso mi punto, divento uno stronzo. Qual è la cosa che differenzia un'abitudine da una compulsione, per esempio? Per esempio, io posso essere abituato a dover tenere tutta la casa ordinata per una questione perché sono cresciuto così. Perché qual è lui, la differenza della compulsione? Perché lui sta male. E perché sta lui male? Sta male se qualcosa non è inutile, lui sta male. Pure è un trauma che porta... Esatto, cioè un ossessivo compulsivo, non, cioè ad esempio, non riesce... ad abbandonare la camera se non è tutto precisamente come vuole lui o se c'è una macchia in più, capito? Ma io ti ho chiesto le motivazioni, perché ok, le questo motivazioni è che sta male. E perché sta male? Che succede? Perché è malato. Sei un coglione. Sei un coglione. Sei un coglione. Sei un coglione. Un disagio interiore che ti porta ad avere. No, no, non cercare, dai. Prego, continua. No, no, lo dico per me. Vai, dopo ne parliamo, dopo ne parliamo. Ti giuro che faremo un discorso costruttivo, idiota. Adesso vorrei sapere... una vabbè, precisione. Certo, certamente, certo. Sì, te sì, l'ho descritto proprio... Continua. Poi perché è un grande? Fammi sentire. Beh, è un grande. Poi tutto il fatto che lui c'ha questo potere che sfrutta, non per essere più forte, per i suoi sporci comodi di visione... distorta del mondo, cioè lui non si mette con la donna, lui si mette con la mano e la proiezione che lui dà da quella mano della donna. Bellissimo, 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 bellissimo. Cioè lui si porta il sacchettino con la mano dietro e se l'accarezza, cioè è bellissimo. Bellissimo. Dio Brando che fa? Dio Brando, sì, che vabbè, fa? Ma sono questo... fortissimo. Ma questo The sono... World. No, ma primo Dio Brando film, sì, no, ma è figo. Sono cazzatine queste, cioè. Mazza. Ma sì, sono Mazza. Cazzatine. Cioè gli fa dire sempre le stesse frasi, gli fa fare sempre le stesse cose. Vabbè, però quello c'ha senso perché è il personaggio che è metodico. No, quindi però abitudinario e schematico. Sì, ok, però dico ha caratterizzato un personaggio come, cioè, tutta la sua abitudinario e psicopatico, perché c'ha dei palesi problemi. E, però non è che ha fatto questa evoluzione, questa caratterizzazione. Non è che dici no, perché prima c'è Kira, poi gli succede una cosa, allora cambia. Allora no, no, ammazza. Poi, no, poi quando realtà... poi a una certa deve entrare in una nuova famiglia. No, in realtà non mi ricordo che l'ha scritto in chat. Ha scritto una cosa interessante: che praticamente c'è un non detto che è spiegato dall'autore. Che riguarda, forse, credo, una sorta di complesso di Edipo irrisolto con la madre. Che però l'autore non ha voluto mettere specificatamente a schermo perché non voleva che. Chi se ne frega? Non è stato messo a schermo, chi se ne frega. A me che poi, cioè, se vuole fa un altro film e ci mette quello che dice lui. Ciao Marica. Non è che... Chi è Marica? Luna Freia. Ah, ciao Luna. Beh, poi dici ciao Marica a sto punto. Cioè, t'ha svelato il nome, lo potevi vabbè, portare. Ma non è così intimità. Cioè, lui non sei ancora intimo. Va bene, ok. Cioè, okay. America, c'è tutta la parte dove lui si deve integrare nella nuova famiglia, che è bellissima.
cioè ti fa capire tutta la sua psicologia. Kira che eiacula guardando le mani della, della Mona Lisa, figo questa cosa. Ah, pure che si è fatto la prima pippa, cioè ci stanno un botto di particolari e poi mi vengono in mente così, la prima pippa con le mani della Mona Lisa, cioè è talmente particolare. Ma non è particolare, ha preso uno schema del tizio col fetish ai piedi e l'ha portato alle mani. No, non è la stessa cosa. Ma qua certo è la stessa cosa. Ma come non è la stessa cosa? No, è proprio il concetto di prendere la Mona Lisa. Beh, sì, sì, vabbè, no, ci può stare, però c'è il fatto che sia non è che è banale, però non mi sembra una cosa banale. Vabbè, ma allora lui è fissato. Raga, cioè, sarebbe particolare in un'altra situazione, ma cosa Giorgio è? Sto solo citazioni a roba italiana di arte, cioè non è che dici no perché la Mona Lisa, no, cioè, ci sono 800 di citazioni all'arte italiana, c'è sta pure la Mona Lisa. Ma che vuol dire? No, una cosa è particolare in sé, non è che... si capisce, è ovvio che ha un problema con la madre materna, anche se non c'è scritto. C'ho un problema con la madre. Ah, te lo stai rileggendo, è pezzetto di merda. No, mi sto leggendo veramente se c'è qualcuno che ha scritto i disturbi che c'è a Kira. Ah, okay. No, non ti disturbi, c'è quella cosa della madre. Se vuoi lo scrivo io, apro un sito. Che sa che era Delete, mi sa Delete, che avevi riscritto sulla roba della madre dell'autore? Riscrivila, Max. Allora, nel senso, se tu mi dici dalle sue... cioè dal suo modo di fare lo deduci, io non sono psicologo, quindi non lo so come si fa a dedurre se hai avuto problemi o meno con la madre. Va bene, ma se è una cosa che ha detto l'autore che avrebbe voluto inserire ma che non ha fatto perché hai detto una cagata, ma questi particolari non inficiano chissà quanto sulla vicenda, sono caratteristiche date al personaggio, tanto per dire una cazzata. Sì, no, invece ha proprio ragione. E invece no, perché loro scovano lui proprio perché trovano la mano che si porta dietro, quindi in realtà, no, vabbè, ma quello... e poi quando vanno in casa sua e trovano tutte le unghie e le cose, ma quello può essere, cioè c'è a posto delle unghie c'è il cadavere della mano... tizia, il cadavere, no, invece sono cose che influenzano nella trama, ma no, e anche se non fosse cazzo, e anche se non fosse è comunque un personaggio caratterizzato, no, ma sì, perché deve, capito, è il cattivo principale, gli deve fare qualcosa, non è vero, pure, perché i cattivi degli, cioè anche gli altri cattivi, a parte Diavolo, non è gli a altri... parte Diavolo, e gli altri chi sono, scusa? Cioè, Dio Brando. E Dio Brando secondo me non è caratterizzato bene come... Dio Brando, vabbè, hai deciso che non ti piace Dio Brando, ok. E cioè, secondo me è stato bene, Kira il Diavolo sono molto meno archetipi di persone con problemi psicologici. Però secondo me Kira è fatto meglio. No, vabbè, dipende che stile ti piace di più, perché e poi, vabbè, il Diavolo c'ha lo sdoppiamento di personalità e lui invece c'ha sto fetish da psicopatico e poi continua di frase a volte senza senso, lui fa no perché voglio solo una vita tranquilla, è una cazzata, non è vero niente, cioè è una frase che si dice forse per autoconvincenza. Secondo me la discussione, posso dire una cosa, che ha preso una piega che in realtà non ha senso di esistere, perché stiamo parlando di una questione di caratterizzazione, che è una cosa che poi va molto sul personale e sul soggettivo. Sì, io preferisco una cosa piuttosto che un'altra. Allora, il fatto che sto personaggio sia incredibile, io infatti parlavo in ambito psicologico, a me la psicologia di Dio Brando, stavo dicendo, c'ha una caratterizzazione diversa, perché mi fa vedere, nelle varie serie che ci sono, mi fa vedere proprio l'evoluzione di Dio Brando da quando è piccolo a quando è grande, e quindi entro proprio in ambito psicologico, c'entro più dentro, perché lo vivo di più, perché è più presente. Kira, al di là di questi fetish, di questo disturbo ossessivo compulsivo che c'è, e perché i rituali, le cose servono per calmare l'ansia, ok? Quindi c'è molto, è molto caratterizzato bene, però in ambito psicologico mi piace, ma non mi dà l'emozione che mi dà l'evoluzione che c'è con Dio. Lo scontro finale con Dio, Brando, no, lo scontro finale è molto figo. È una cosa, io però ti sto dicendo, non è figo. Molto più figo dello scontro finale che c'è con Kira. Ma io quello che ti dico è che a me piace di più psicologicamente, perché non è solo bellissimo lo scontro, ma è bello come ci si è arrivati. È quello il percorso, ecco perché ti dico che sono caratterizzazioni che non possono essere messe vicino. Perché ma conosci lui, molte cose, Dio. Esatto, lui è molto figo perché il personaggio te lo rende figo, proprio per tutte queste sue sfaccettature particolari. Che tu vedi, che quindi quando vedi che fa qualcosa c'è un retroscena che tu comprendi, e poi sappiamo tutti che la follia poi ti attrae perché c'è un qualcosa di particolare dietro. La follia di Dio Brando è una follia diversa, che deriva proprio da un rancore di base, che addirittura è lo fa diventare banale. Un banale. Allora aspetta, il fatto che sia più banale non vuol dire che però sia meno profonda. Il fatto che sia banalizzato, tu non devi, quando vai in ambito psicologico, non devi vedere una cosa che è più stravagante di un'altra. Noi stiamo cercando di analizzarlo psicologicamente. Allora, se ti devo parlare di stravaganza, se ti devo dire, Madonna,
Madonna, l'hai mai visto i personaggi col disturbo ossessivo compulsivo, la cosa delle unghie? Dico, cazzo, no, è una cosa strana, particolare. La cosa di Dio Brando magari la vedi in qualcos'altro, la riconosci di più, però... Sì, ma è come, che ne so, L che si mette seduto rannicchiato, che si mangia lo zuccherino. Ma sono cose, sì, in ma, più. Sì, ma non è quello che mi dice fatto bene o fatto male il personaggio, che me lo fa piacere o meno. Ma non sono, è cazzate, il fatto che sia figo, che cioè... No, è quello che fa, è quello che fa nella trama. Per me lui... Quello che fa nella trama, per me Kira, cioè, proprio medio, mazzo, cattivo medio nella trama, cioè... Esatto, Robin Erto. Lo sgamano, esatto. viene c'è un espediente narrativo per cui lui risparisce, poi 10 puntate in cui lui si sta facendo i cazzi suoi e intanto devi combattere contro 10 filler a caso. E pure sta cosa, il padre a quanto pare non aveva detto niente quando lui era piccolo, mentre la madre lo abusava. Parole di Arachisi, ma nella storia non c'è. C'è una storia, il padre lo aiuta perché è il padre, lui è il figlio, e il padre non riconosce nelle azioni di Kira. Comunque sì, è vero, c'è il ragazzo di Twitter, ha scritto su chat, ha mandato un link in cui per l'appunto l'autore spiega tutto quello che è il passato. E chi se ne frega, se tu non lo fai a schermo e poi me lo scrivi da una parte, che io devo parlare con Araki per sapere il passato di Kira? C'è il passato di Dio Brando, lo conosco. Ma dai, Kira, no. Ma guarda che veramente mo sembra una stupidaggine, lui l'ha detto per scherzare Robin Erto, però pure il fatto, il momento di come cambia e come si inserisce Dio Brando quando uccide pure il cane, di come va a circuire il padre, di come fa credere, te subdola una persona che ti fa credere che sei, io e te siamo fratelli, in realtà io ti odio dal profondo, cerco di uccidere il padre, eredita la vendetta del padre che è in punto di morte, esatto, un padre che odia. Lui, un padre che disprezza e odia, prende la sua battaglia perché diventa sua nonostante tutto, perché sente che gli abbia levato qualcosa, quando io in realtà trovo, è tutto il contrario. Io lo trovo più banale di un personaggio come Kira. Ma se è un mio gusto personale, personale, secondo me è più banale. Però aspetta, poi... io ti faccio sempre questa cosa, questa è una cosa soggettiva. Se invece dobbiamo analizzare la psicologia, entrando dentro, entri molto più nel profondo a Dio Brando. Per motivi di presenza, narrazione, eccetera, eccetera. Però vabbè, io quello devo dire che se lo vedi crescere, cioè anche Krillin lo vedi crescere, gli hai dato 6. Non è paragonabile l'evoluzione. Cioè, Dio Brando nella prima serie praticamente è il protagonista. Sì, sì. È protagonista. Krillin non è mai il protagonista è sempre Goku. Minchia, appare molto più a schermo. Anche, no? Dio Brando fa pure cose grevi. Paul Kira contro Dio. Pure quando cresce, so, tipo adolescenti che sfrutta il suo fascino per rovinargli, provare una relazione. La maschera, indossa la maschera senza sapere quello che può succedere, porca puttana, e diventa immortale, diventa un vampiro. Cioè, insomma, fate sto pull. L'evoluzione. Un po' in chat, Vivio, a gran richiesta. Vai, pollate. Kira contro Dio Brando. Collate, perché tanto mi pare ovvio che non arriveremo a 10 sub, quindi niente top, niente 16 personalità. Peccato, perché secondo me, prova a immaginare con tutta questa discussione, mo fa la 16ª personalità di Kira. Esatto. Bello, sarebbe bello. Metteteci pure Livio. Era Dio Brando Livio. Chi è Dio Brando Livio? Ci può stare. Che vuol dire? No, ormai l'ho fatto. Ma che vuol dire? Ma non ha senso. Bello Livio. Ma che sei? Ma che sei? Un villain. Ragazzi, c'è il sondaggio, se non lo vedete, ricaricate la pagina. Sai che cosa dobbiamo fare? Una live 50. Dove ci analizzi, cioè nel senso tipo, dici secondo te le nostre personalità, le cose, tipo come facciamo adesso i personaggi. Bellissimo. Che cazzo siete? Ma io le so le vostre. Sì, però dal tu tuo sei, dal tu sei, vista, tu che sei argomentatore, che sei te? Ma io sono un protagonista. Che cazzo sei protagonista? C'hai i capelli blu. No, lui è molto protagonista in realtà. Oh. Ma protagonista in che vuol dire? Protagonista. Non è quello che penso io. Tipo, non cioè... pensa, non è un protagonista. No, esatto, un cazzo, è il nome. È come tu sei il mio villain. Scusami. Tu sei Johnny Caster. Posso dirti una cosa? Sì. È come l'avventuriero. L'avventuriero non è Indiana Jones, capisci? È un, ah, no, un okay, nome. La frase. E tu invece che sei? Miriam, che siamo noi. Dai, però. E tu sei un architetto. Ma che vuol dire? Cioè, tu non sei l'architetto, non sei un cazzo di architettura, ma che vuol dire? No, cioè, no, un nome. È un architetto tipo quello di Marco. No, ma perché credo che architetto sia tipo qualcosa come... Costruttore? Sì, qualcuno... Organizzatore? No, sei costruttore inteso come semplicemente uno che tiene sempre... Che ha sempre tutto molto schematicamente in mente. No? Però c'è anche il logico, che potrebbe... Non lo so, io poi... Noi siamo protagonisti, bravi, Annuccettino. Il logista.
logista. Ma noi siamo protagonisti bellissimi, i protagonisti penso si riferisca a Livio. E grazie al cazzo. E allora che dici? Sì. Hai appena insultato a lui. No, io lei ha detto noi. Io leggevo soltanto Arianna, lo leggevo ad alta voce, quello che ogni volta c'è qualcosa che scrive Arianna e lo leggo ad alta voce, come se fossi Ariannuccettina. Tu mi fai paura però. Un po' io voglio paura. Sentire poi la descrizione di Maggi, cioè io voglio sentire Max che dice ma Maggi, la so. Però me le devo preparare, cioè, Maggi 1, certo. Maggi 2, Maggi 3, Maggi ragazzi 4. Me le devo preparare, sì, sì, sì. Mediatore, ma... allora guardate, io non voglio sponsorizzare il mio canale, però vai. Miki, se vai su max-proietti su YouTube c'è proprio la lista di tutte le 16 personalità che ho fatto. Mediatori ho fatto Dread e Mr. Flame, e te le puoi vedere, guardale perché sono molto interessanti, perché uno è un mediatore assertivo e uno è turbolento. Oggi... sai chi è il turbolento, Ivo? Chi è il turbolento? Pensaci, Gianluca. No, no, non è turbolento. No, tu lo devi immaginare in mezzo alla gente, non pensa al personaggio Gianluca. A volte è turbolento, secondo me. Non mi ha capito. Vabbè, ma non è che è turbolento lui, cioè c'è sta la pozione magica. Esatto. Ma la pozione magica c'è molte volte la pozione magica. Ecco, però non mentre fa. Comunque, sai, si potrebbe una cifra fa. Sapete che c'è? Dovreste rifare col Sakinorva il test delle 16 personalità. Io poi da lì prendo tipo uno script, mi prendo tipo un copione. No, ma è anche bello. Ma oddio, prendo se poco, cioè, 24 se può fare in live 26 e 22, ragazzi. Sono live, sono 192. 26 e 22. Sono tutte tutto e sono molto più semplici di quelle dell'altro. L'altro sono un po' più complicate. Queste sono molto. Io, per esempio, oggi con Vogelita abbiamo fatto 3 ore di live insieme perché abbiamo finito il test 16 personalità. E dopo abbiamo detto: vabbè, lei mi fa, vabbè, proviamo a fare il Sakinorva. Abbiamo provato a fare il Sakinorva, abbiamo fatto le 100 domande e poi ne abbiamo parlato. Comunque, anche come Maradona si può fare. Come con i personaggi degli anime, lo fai con noi. Tanto a noi ci conosci. Sì, si può fare. Cioè, alla fine conosci più noi che Krillin. Va bene, quindi alle 5 del mattino della Maradona arriverà Max e faremo i Sakinorva de noi due, perché lui starà a dormire. Ah, e poi ho pensato una poi cosa. Quando arriva farsi. Poi ho pensato una cosa. Perché io devo preparare. Sì, non abbiamo proprio niente da fare. No, io ho preparato una cosa fighissima. Perché ho avuto una illuminazione divina. C'è un ragazzo, senza che lo dico, un ragazzo della chat, del gruppo Telegram, mi ha chiesto una mano in termini di allenamento. Quindi stavo un po' ripercorrendo mentalmente, soprattutto perché è un ragazzo che non ha pesi a casa, quello che poteva essere un allenamento fattibile per un ragazzo che, non avendo pesi, vuole tornare in forma, ma deve lavorare tanto e soprattutto a corpo libero. Mi è venuta in mente una cosa. E dilla. No. Ah, cioè, era tutto un pro per non dire niente. No, per dire che hai avuto un'idea. Che bravo. ci sarà un in forma con Livio. In forma con Livio incredibile. Vabbè, comunque, io stavo a pensare che nei momenti proprio morti, se siamo distrutti, viene anche Sergio e possiamo giocare a gioco di carte. Ci ho pensato, però secondo me... Ah, dice proprio giocare al gioco di carte. Giocare al gioco di carte. Vabbè, di notte si potrebbe fare. Sarebbe una chicca per pochi mattina, che scoprirebbero... Però se volete vi porto pure l'Elgato. E se gioca qualche gioco di anime e manga, tipo la Play, sembra una cazzata. Ma Livio non ce la fa questo computer. Non sai che c'è c'entra il computer? Va attaccato alla PlayStation. E comunque gliela fa sto computer. Che c'è che non fa? Che ci vuole? Ma io ho la scheda d'acquisizione. Vabbè, poi ci pensiamo. Sì. Oppure dai, top 5 time. A Maggi di LOL. Io vorrei vedere Maggi che gioca un horror che si caga solo. No, che fa tipo No, ecco, perché fa. Oh, guarda, Luli, che è arrivata. Fa con Luli. Oh, Luli, buonasera. Ciao, Lulis. Dottoressa. Dai, sai, il topo. Io c'è quel test del cazzo che ti fanno fare di Harry Potter, che ti dicono dobbiamo fare di che casata sei, ma io già lo so, quale patronus c'hai, e io il mio patronus è il topo. No, ma che è top 5 personaggi per me, Tower of God. Vabbè, dai, se vuoi faccio io top 5. Vai pieno un altro Han base da tossiche e da sarà fan base tossiche, serie TV, anime e fantasy. Okay. Vabbè, questa non la può fare. Ma come top 5 sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo? Ma che schifo è?
Ma io non li conosco tutti. Oh, bella! Top 5 stagioni Champions League. Bella! Bella questa. Questa è bella. Ce la faccio, questa non fa un quella in cui c'è la quale c'hai? Top 5 sketch al Giovanni Giovanni. Sì, io Serpeverde sono. Ma lo sai che non li conosco bene al Giovanni. Dagliela a lui, fatti dare la sua. Vabbè, io ti ho messo già la prima. Chi c'ha? Fanbase tossiche di anime, manga e serie TV. Star Wars. Coglione. È coglione, è vero. Ma cosa? Siete tossici. Ma quando mai? Siete proprio tossici. Vediamo un po', vediamo un po'. No, non ho detto che schifo. Che cosa che schifo? Aspetta, Vuzella, a che ti riferisci? Ma che no, ma che schifo per me la top 5, non è che facciamo schifo anche Gianni Gianni. Finalmente è uscita la Champions, gente che aspetta da quando era piccolo. Oh, oh, oh. Guardate come si disegna Goku. Comunque, ma come fa così piccolo questo? Poi si lamenta De Maggi, lui ha fatto. Guarda che roba, infatti pure te, ma che c'hai io? Ma come cazzo è stato messo io? Perché? Cioè io la prima cosa che faccio è faccio così. Non fai per gli istanti. Si, si risparmia spazio. Alta forse questo. Ragazzi, si sta vedendo pure lui sketch di Aldo Giovanni e Giacomo. Oh, ma criticate a me che io non so il super fan, guardate. Ma guardato per poco non uccide. Ma già ne ho scritti, però. Dio merda. Vabbè, questo è merda. Ah, bello questo. Allora, fatto. Allora, sketch migliori di Aldo, Giovanni e Giacomo, il trio comico italiano più divertente che sia mai esistito e più geniale. E adesso spiegherò perché. Menzione d'onore per la montagna, lo sketch con la montagna. Metti lì dove c'è lo zoccolo di Gnu. Non conoscono Gnu, devo conoscere lo zoccolo di Gnu. Ma iniziamo con la classifica vera. Quinto posto per uno sketch che è sottovalutatissimo, ma secondo me è geniale, che volevo tra l'altro riproporre ai Oscar, però non mi è stato permesso. Gli spettatori in platea. Bellissimo. 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 Un metateatro geniale. Di loro che interpretano i tizi nel pubblico che reagiscono al loro spettacolo. Bellissimo, fa troppo ride.
Quarto posto per il leone e la gazzella. Ogni anno, vabbè, quella è bellissima. Ogni giorno in quella Africa, okay, quella, la gazzella si sveglia già morta. Si sveglia già morta perché non stava tanto bene il giorno prima. E il leone, appena si sveglia, comincia a correre per non fare la fine della gazzella il giorno prima. Poi trova la gazzella e fa: vabbè, ma che cosa vorrà fare? La gazzella è già qua. Lo conosciamo, e gli tira due smozzicate. E poi arrivano da lontano la iena e lo sciacallo. Leone, ma oggi non si corre. Ci siamo comprati anche la tutina nuova. Ti fa capire una cosa: quante volte si vede la roba? Ci sono tre o quattro cose che lui si rivede in continuazione. Sì, Sandino, e sa tutto a memoria. E poi invece quando parla del 99% del resto dell'universo non gliene frega un cazzo. Gli fa bellissimo. Numero 3. Ma bellissimo. Numero 3. Siamo qua in questo corso di medicina legale per vedere. Quello è bellissimo. Per vedere bellissimo. Un uomo apparentemente accoltellato. Ma come, c'è il coltello lì? Vabbè, bellissimo. Bellissimo. Quello è bellissimo. Il dottor Alzheimer. Bellissimo. Capolavoro incredibile. Secondo posto per il pezzo più bello dello spettacolo più bello comico mai esistito in Italia, ovvero I Corti di Aldo, Gianni e Giacomo. I tre gemelli nella pancia, di una genialità, di una freschezza. Ce ne sono due che ne puoi mettere una sola, e quindi due non me l'hai messo, io sono triste. Vediamo che hai messo il primo posto. C'è quello, lo sketch probabilmente più famoso di Aldo, Gianni e Giacomo. Bellissima la scena dei tre gemelli con Deborah. Bellissimo. Ma che lavoro vuoi fare quando sono qua? Io voglio fare un lavoro illustre, tipo che il sindaco, no, di più, il ministro, no, l'astronauta. Voglio fare la portinaia. Bellissimo. Ma al primo posto lo sketch, penso, più indicativo, lo sketch che faccio vedere a tutte le persone a cui non piace Aldo, Gianni e Giacomo, la Subaru Baracca. Quindi non ci sono i poliziotti. Bellissimo. I poliziotti non fanno ridere quanto questi sketch qua, secondo me. No, secondo me invece sì. Allora, top 5 fanbase tossiche di serie TV, anime e fantasy. Vado. Quinto posto, i fan di Berserk. Sono insopportabili. Allora, a me Berserk piace da morire, ma se tu dici un qualcosa di diverso da Berserk, loro dicono che tutto il resto è una merda. Non esiste niente che è bello come quello. Tu non ci puoi parlare, già, perché qualsiasi cosa tu andrai a dire, il più bello di tutti è quello. Poi 4, fanbase di Games of Thrones, insopportabili. Io sono un fan di Games of Thrones, dei libri, ma li odio perché riescono a dire che l'ultima serie io, l'ultima, c'è gente che riesce a dire che l'ultima serie è bella, l'ultima. Vomitevoli. Non è vero, perché è tutto un rimando con poi il terzo è tutto rimando concettuale a cosa? Terzo posto, la battaglia tra fan della Marvel e della DC, insopportabili. Stai riscrivendo Maggi, è la fusione di... insopportabili, veramente insopportabili. Secondo posto, i fan di Star Wars. Bravo, l'avrei messo al primo posto. A me piacciono i film di Star Wars. Bravo. Ma è una rotta. Bravo, di coglioni, bravo, questi che te dicono diciamolo tutto, al mondo tutto il tempo, sì. Sto cazzo di Star Wars, e guai se a te non ti piace Star Wars una volta. Ma ragazzi, guai se ti piace Star Wars una volta, se a te non piace Star Wars, sei un fallito del mondo, perché tu te li devi guardare tutti e 180 quando non si rendono conto che ci sono i primi che sono belli, i restanti fanno cagare. Ma io
Ma io mi devo inchinare di fronte a cotanta verità. Ma io non posso fare altro che inchinarmi. Poi. Bravo. Poi. Bravo, pezzo di merda. Fammi primo posto. Disse grazie. Quello che non se l'ha visti. Aspettate. Oops. Primo posto. E qui, permettetemi di dire che qui c'è un problema proprio all'interno della propria vita. Queste sono persone che hanno proprio dei problemi. I fan della Casa di Carta. Attenzione. I fan della Casa di Carta. No, non li ho visti così a canino. C'hanno. I fan della Casa di Carta c'hanno un problema. Ma proprio. C'hanno un problema per essere fan della Casa di Carta. Cioè, allora, non è che c'è bisogno di altro. Ragazzi. Vale anche per la seconda. Ragazzi, ragazzi, scusate. Voi dite che no, esistono e quelli che esistono non sono fastidiosi, sono delle piattole sui coglioni, hai capito? La tua sacca scrotale va a sciogliersi quando vieni a contatto con loro, e se tu gli Star dici Wars, che per guarda me Star Wars, cioè, per me c'è Star Wars, e se tu gli, e se tu gli metti e se tu gli metti gli dici guarda che la prima serie a me non piace, poteva essere carina l'idea, ma se gli dici che il finale, dal finale della prima serie in poi è una scoreggia, perché la Casa di Carta è una scoreggia, veramente una scoreggia, ma lo sapete che scoreggia è? È proprio una loffa di quelle fastidiose, che è silenziosa ma di quelle che poi quando ti arriva nelle froce del naso ti distruggono, è devastante, quindi fanno, e loro continuano a dire che è bella quando è banale, trita e ritrita e fa cagare il cazzo ed è noiosa. Io mi sono fatto due coglioni così, mi sono comprato una sparapunti e mi sono sparapuntato piedi, mani e palle, odiosi. Scusa. Bravo. Secondo me, Max, per sua fortuna non è entrato in contatto con molte fanbase e quindi ha fatto questa top, perché il fatto che non ci siano quella dei Dragon Ball, non ci siano Dragon dopo Ball, lo vedi, non c'è Dragon Ball, non c'è One Piece, ma tu lo sai, non che c'è Evangelion, non ce ne sono di fanbase tossica. One Piece, ma l'ho detto, sì. Sghiscio, io scuso. Però quella di Jojo, di fanbase a me piace, perché memano. So pure i loro meme, cioè è una fanbase meme di una cosa meme, e ci può stare. A me piace quella di Hunter x Hunter, Harry Potter, sì, pure Harry Potter, allora, le soprattutto però le fangirl di Harry, esatto, cioè Harry Potter è uno dei pochissimi brand in cui il vero problema sono le ragazze, mamma mia, ma c'hanno un livello di fanatismo, grazie Tartart, che è un livello, benvenuti, di fanatismo, ragazzi, che io non vedo neanche in molte delle religioni attuali nella terra, e io sono un fan di Harry Potter, però regà, loro provano le magie a casa, cioè, con la bacchetta, fanno Wingardium Leviosa. Leviosa, non è Leviosa, it's Leviosa. Sghiscio, starò tipo alla nona ora di live, e in più tu prova a immaginare, sta, quant'è che stiamo in live? Due ore nella stessa stanza con Livio. Questo è greve, sì. Comunque, Livio, preferisci One Piece o Star Wars? Ma ragazzi, ma One Piece è un capolavoro. No, io pure preferisco One Piece. È un capolavoro. E allora. Maledetto. Top 5 personaggi femminili di Tower of God. Devo stare un po' attento qua, perché spoilerò a chiunque praticamente. Nessuno ha visto Tower of God, quindi vabbè. Diciamo che non giustificherò più di tanto le mie scelte, così non ve spoiler. Al quinto posto, Evankel. Un bel personaggio, si vede più in là. All'inizio è quasi una chimera, perché se ne parla, non lo vedi mai, non sai chi è, poi invece scopri chi è, e a me piace molto come concetto Evankel, anche perché in una struttura narrativa in cui comunque sia la donna ha un ruolo preciso ed è abbastanza, diciamo, sessista il ruolo che gli dà chi decide questa gerarchia. Evankel invece esula da tutta questa teoria. E al quarto posto, anzi no, poi alla fine l'ho messo a quarto, vabbè, facciamo finire, vabbè. Al quarto posto, Anak è una delle principesse che vedi all'inizio, c'ha una backstory molto interessante e sembra non essere a livello di altri che vedi. La teoria delle stringhe,
Però la sua dedizione, il suo impegno sono almeno a me m'hanno riscaldato il cuore in qualche modo. E sì, 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 King Zard è padre del patriarcato, assolutamente. Al terzo posto Androssi. Sì, vabbè, Androssi vi piace a tutti, a chiunque ha visto Tower of God sarà super fan di Androssi, perché è la principessa figa, la principessa forte. E quella che c'ha il futuro, però in realtà c'ha pure dei problemi che non ti fanno vedere all'inizio, ma che in realtà pure lei c'ha dei problemi, anche se è così incredibile, se ha male da tutto, eccetera eccetera, e quindi è super facile esatto. Androssi e Fregna al secondo posto. Rachel, su Rachel non posso dire niente, però è un personaggio molto ben scritto, molto ben scritto, uno dei punti focali per cui Tower of God è un grandissimo manga. E al primo posto Wario. Allora è un personaggio che sta sempre sullo sfondo, però a me affascina tantissimo, perché non capisci mai un cazzo, non capisci che cosa vuole, chi è, che cosa fa. All'inizio pensi che sia quasi un fillerone, cioè dici vabbè sì, questa mo arriva a dupizze via a casa, invece no, non è vero niente, ti incula tutti, incula, a volte sembra che inculi anche se stessa, perché proprio è bellissimo, è tutto la luna di mistero che si muove insieme a lei, e mi piace tantissimo, e soprattutto rimane questa cosa andando avanti, è una cosa che adoro. Allora, questo è oggi è lungo. Ho messo prima Warion. Allora, la tua? La mia è difficilissima. Perché top 5 stagioni di Champions League. Ma che cazzo? È lunghissima. No, aspettate, comunque sia. Vabbè, no, non dico niente. Vai, rimetti una chat. Allora, questa è molto lunga, perché è tutta concettuale. So che tanti non aspettavano di vedere questa. Quindi ci sono, prima di tutto, oltre la top 5, sono due menzioni d'onore ed una chicca. Cominciamo con la prima menzione d'onore. D'onore, il gol è quando palla entra. 1990. Il gol è quando palla entra. Leva il gol. 1990. Il gol è. Perché in finale di Champions League c'è andata la Sampdoria. Ha perso 1-0. In finale di Champions League c'è andata la Sampdoria. Altra in finale d'onore. Guarda molto da vicino. Era in lontano, altra milionale d'onore, altra menzione d'onore, che la stagione 1998-1999, il Bayern Monaco sta per vincere già la sua sul Livio. Sta per vincere la sua Champions League al 91esimo, doppietta se mi sbaglio di Teddy Sheringham, 91esimo e 93esimo a casa. Teddy Sheringham ha segnato sicuro, mi sa che ha segnato Solskjaer l'altro. Ok, vabbè, io mi ricordo il gol di Teddy Sheringham, 2-1, famosa quella partita, perché poi ci fu la Supercoppa delle Coppe, Lazio, Bayern, Manchester United, gol di Marcelo Salas. La Supercoppa europea. Vabbè, quella E qui c'è una chicca, questa è una chicca. Allora, la stagione 2003-2004 verrà ricordata come una delle stagioni più di merda in assoluto, che è la stagione in cui vinse il Porto la Champions League, ma quell'anno doveva vincere una squadra sola. E io quella squadra l'ho seguita tutto l'anno, ero un bambino, una delle mie formazioni preferite. Lehmann, Kolo Touré, Sol Campbell, Ashley Cole, Loren, Vieira, Gilberto Silva, Pires, Ljungberg, Henry, Bergkamp. Aspetta, che squadra è? Che squadra? Grande, ma bellissimo. Che Arsenal? No, c'ha un aggettivo questa squadra. È famosa per un aggettivo. Il bell'Arsenal. L'Arsenal degli invincibili. Lo sai perché? Non ha mai perso una partita di Premier League quell'anno. Erano fortissimi, non hanno mai perso nemmeno una partita in Premier League. Sì, che tra l'altro quell'anno erano fortissimo, quell'anno, insomma, cazzo, non hanno fatto a vincere tutto quell'anno. Quell'anno che sono arrivati in finale Porto Monaco, il Milan ha perso i quarti di finale contro il Deportivo, dove ha vinto l'andata 4-1, 4-0,
è uscito per quello, me la ricordo, mi vero, me la ricordo sta e cosa. Ha perso contro Monaco e quindi Monaco è arrivato in finale e quindi ha vinto. Cioè il Chelsea terzo. Che batte l'Arsenal, quello l'Arsenal. Cioè tu non hai mai perso in Premier League, è tipo impossibile per quanto è difficile la Premier. Ma cominciamo con la top 5. Aspetta, oh, nel 2003-2004 non era l'Italia il campionato, ovvio. No, era prima, era l'anno prima, infatti io l'ho messa perché cominciamo dal numero. Sì, vabbè, ma in quel periodo la Premier non era il campionato che aveva. Cioè, non avevi... Ma ancora non avevamo cominciato. Queste erano solo menzioni d'onore. Queste erano solo menzioni d'onore. Al numero 5. Ha capito che si inizia dal 5. Ma no, perché ho cambiato il numero 5. Quante cazzo ne so? Solskjaer 90 più 3. Vabbè, io mi ricordavo il gol di Teddy Sheringham. Dudek, mazza, la Dudek Dance. Dudek. E quell'anno, tu forse non lo sai, a Istanbul, ma tu non lo sai, ma il Milan si rifiutò di fare il cambio maglia con i giocatori del Liverpool. E lo sai perché? Molti pensarono, mazza che teste di cazzo hanno rosicato. Perché alla fine del primo tempo i giocatori del Milan si erano messi sotto la maglietta con scritto campioni. Perché al primo tempo vincevano 3-0. Sapevi questo? Però tre pari al secondo tempo, rigori che c'era, che segno, Hernan Gorges Crespo pure. Sì. Numero 5, la stagione 2002-2003. Finale Milan-Juventus, in semifinale. Bellissimo. Inter-Milan, con Adida gli hanno tirato il fumo. Oggi si è fatto un cazzo, però ha fatto un po' di... Che quella finale, se ci fossero stati tutti i giochi tipo Pavel Nedved, così sarebbe... Secondo me con Nedved sarebbe, però Nedved hanno perso i rigori, vabbè, hanno perso i rigori. Però è una bellissima, bellissima calcio. Io mi ricordo che è una delle partite che ho seguito fino alla fine quando ero piccolo. Ti stanno accusando che hai detto una fake news, cioè? Perché non è vero che i giocatori del Milan... È una fake nelle news? Interviste non hanno detto questo. Secondo me l'hanno detto smontando il fatto che se l'erano fa. Cioè, vabbè, so che è controversa la cosa, però io credo al fatto che fosse a me così. Piace questa versione di... Io anche, io ci credo a quella versione. Io poi mi ricordo che Dida fece una simulazione in, mi pare, Celtic Milan. Che fece finta di essere nel 2005. Era 2005? Vabbè, però era... Cavetto, no, mi serve. Però era la semifinale, era Milan-Inter quella. Sì. E ci ho attaccato. E ci uccidò. Posso dirti che... Top me, ma quante ne so, quante cazzo ne bella, so. Quella veramente, cioè, bella, quella finale, sì. bella. Poi, il fatto è che ci dovrebbe essere più metal per fare più canali aperti di vari argomenti e sarebbe un mondo migliore. Numero 3, non tanto per la squadra quanto per gli allenatori, che secondo me ha consolidato e ha confermato Carlo Ancelotti come veramente uno dei massimi esperti, un l'Olimpo degli allenatori, perché la Juve aveva il Real Madrid aveva l'ossessione per la decima, non riuscivano a vincere la decima, uscivano sempre ai quarti, agli ottavi, non sono arrivati mai. Arriva Carlo Ancelotti quell'anno, vincono la decima e Carlo Ancelotti fa una mossa istrionica per cercare di far convivere tutte le stelle che c'ha, mette Di Maria in mezzo al campo a fare tipo il mediano. Vabbè, nel 4 Di Maria è un fenomeno. E l'anno in cui poi vinsero, sottovalutatissimo Di Maria, che poi è il gol di Sergio Ramos, se non mi sbaglio dovrebbe essere quella, il gol di Sergio Ramos al 94esimo, poi 4-1. Certo. Poi al numero 2 la metto solo per un gesto, vediamo chi se lo ricorda. Ma dai, maledetto, no, ho risicato troppo. Cioè, io non sono interista, ma la semifinale col Barcellona con Busquets che fa il finto tonto e poi fa con l'occhietto per vedere se hanno buttato fuori il giocatore. Sei veramente una persona a favore di camera. Fa così perché Busquets, non mi pare, gli fanno tipo un faro. Si cralla a terra tipo colpito da una mina antiuomo, mette tutte le mani in faccia, poi vede l'arbitro che fischia, sente il fischio, poi si vede che lui ha udito un parapigli e fa così. Comunque proprio la Lazio, ma cioè, seconda Champions League di sempre, ci ha messo quella del 2000. Ma no, perché poi guarda, quella è una grande partita, perché sì, per esempio Eto'o che fa il terzino tutta la partita, partita, però non è una Champions League così. Comunque, memorabile, a me episodi, cioè, tranne se senti così lì. Posso dirti che vabbè, cazzo, l'Inter vince il triplo, non è una, cioè io non sono interista, però posso dirti che uno dei gesti che mi fa più ridere, ma non c'entra niente con le finali così, è Rivaldo al Milan che gli tirano la palla. Lui si butta per terra sulla bandiera del cane. Quello secondo me mi ha fatto più impressione del Busquets. Però cioè, no, ma io più che altro quella partita mi ricordo perché quella merda di un uomo di merda.
Cioè, descrivi un uomo di merda con una scena. Busca in quello vabbè, che è Suarez di più, dai. No, vabbè, Suarez che ok, il morso, dici. Beh, cazzo. Ma il morso... Oh, è morso un giocatore! Sì, vabbè, ma quell'altro sei stato proprio infimo perché non ti sei fatto niente. Ma quello almeno fatto... ti va... Cioè, quello là invece è proprio cattiveria. Il problema, morso. Il problema del sei... morso di Suarez è che è una cosa... reiterata nel sì, tempo che faceva sì. Era ridondante dai però quell'altro sei proprio un giocatore sei meschino quell'altro vabbè ma tutti sì vabbè, però, però t'hanno beccato e quella è brutta vabbè però che poi questa cosa perché è Busquets perché io mi ricordo che Rivaldo ha fatto una cosa imbarazzante no sì uguale, detto, quello che ho detto prima quando okay. Gli hanno tirato la palla e però Rivaldo non mi pare che è ricordato come uno stronzo quindi cioè ma era una semifinale di certo. Bravo era ai mondiali io. Lil Bus, la cosa più bella è Totti che rincorre tutto il campo Balotelli che lascia un culo, quello è bello. Allora, guarda, io, vabbè, io sono sempre contro a questi gesti, però quella volta c'era una magia e particolare che non ho mai più rivisto. Ma sai perché? Ma poi Maicon che compagno di squadra di Balotelli che dal 5 a 8. Allora, guarda cioè, io quello che ti dico è non è perché sono romanista. Però il fatto di vedere Totti incazzato nero che entra, la cosa più bella è la rincorsa, proprio lui lo vedi che lo rincorre, no, ha deciso, sì, utilizza sì, le sue forze per la... boh! Sì. Poi al numero uno, questa l'ho messa l'unica recente, perché finale di Champions 2017-2018, Sergio Ramos accoppa Momo Salah, e devo fargli male, entra per fargli male, lo accoppa, Real Madrid vince la Champions, 3 Champions di file, ma quell'anno, se non mi sbaglio, è l'anno, o l'anno prima, in cui il Liverpool aveva tipo perso il campionato, quell'anno, con 92 punti. Quell'anno è l'anno in cui il Liverpool ci ha rubato la semifinale. Ma infatti non dico quella, cioè dico la rivalsa, è la rivalsa l'anno dopo del Liverpool, che comunque, nonostante tutto, è riuscito a riarrivare in finale anche l'anno dopo, battendo il Barcellona dopo aver piato gli schiaffi all'andata, al ritorno con il passaggio sul calcio d'angolo per il 4-0, in finale col Tottenham, quello è per farti capire, cioè la perseveranza che ti porta a un risultato sportivo. La perseveranza che ti porta... Vabbè, allora, a me ha fatto cagare questo top match. Cioè, non c'è il Chelsea... Qual è il Chelsea? No, che il Chelsea... Allora, quella è una storia incredibile, dai, di Matteo che ha allenato 4 partite in vita sua. Vabbè, ma è Tuchel uguale. Ma che Tuchel uguale? Tuchel l'ha allenata sempre. No, Tuchel ha vinto la Champions da subentrato, perché quello c'era prima non esonerato. Sì, ma non è questione. Uguale, è la Champions. Ma il Chelsea le fa ste cose, non è bella. Vabbè. No, non capisci. Ci guarda, vediamo domani. Io avrei messo. Vabbè, ho capito. Raga, non è facile che. Cioè, rifare il finale 2 anni di fila non è facile. Io avrei messo al primo posto proprio Bayern Monaco Manchester United. Quella è incredibile. Quella di Teddy Sheringham. Vabbè, quella per la Lazio è interessante. Al 90esimo sta vincendo. Harry Maguire. Sì, quella per la Lazio è interessante, non per altro. Per la Lazio è interessante. Cioè, che c'ha in testa? Una finale di Champions League che al 90esimo stai a vincere 1-0, perdi 2-1 al 93esimo. Vabbè.